sezione Ha il paziente vi poi dettaglierà di più su questi progetti e sull'evento di oggi dal punto di vista appunto di questa parte di AI nazionale. Devo dire che cioè, al di là del fatto che non abbiamo mai fatto questi eventi, l'attenzione di AIL e anche del reparto di ematologia per i pazienti è sempre stata al centro della nostra missione. È veramente una attività che mette al centro il paziente, intorno al quale ruotano appunto il personale medico, infermieristico, tutto il personale del reparto e i volontari che congiuntamente sono riusciti oggi a garantire un'attività ematologica che veramente viene considerata, non lo dico perché siamo bresciani, ma viene considerato un modello anche per altre sezioni e per altre realtà. Io non devo dilungarmi troppo perché il programma della giornata è veramente fitto e perché al termine del programma della giornata è fissata la parte più interessante, cioè la parte che dà la voce ai pazienti per le domande, che spero siano molte, numerose, che verranno anche da chi segue questo evento da lontano e quindi vi invito veramente a lasciare da parte un po' magari la ritrosia, il fatto di non volersi mettere in gioco e di fare tutte le domande che pensate, che vi tenete un po' nel retropensiero da un po' di tempo. Il programma scientifico è stato redatto dal professor Russo e dalla dottoressa Tucci e praticamente copre tutto l'argomento delle sindrome mieloproliferative croniche e penso che sia, spero, ma sono convinto che sia una serie di relazioni, anche queste rivolte, che al di là della scientificità che deve essere mantenuta, siano rivolte con un linguaggio chiaro e comprensibile al paziente come diciamo destinatario privilegiato di questa riunione. Quindi io, siccome ho già parlato troppo, vi saluto ancora, vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Tucci che vi darà un saluto di benvenuto. È con vero piacere che vi do il benvenuto a questo incontro e devo ringraziare AIL Nazionale e AIL Brescia che hanno organizzato e ci hanno dato l'opportunità di questa giornata. Noi oggi vi trasmetteremo delle conoscenze, ma soprattutto spero che nella parte appunto finale della giornata ci sia un confronto attivo e siamo qua anche a disposizione per rispondere a delle domande e delle curiosità. Le conoscenze sono importanti perché questa è una malattia cronica, ma è una malattia rara complessivamente, perché è molto più rara rispetto ad altre patologie croniche come possono essere il diabete, l'ipertensione, di cui se ne sente molto parlare, di questa non se ne parla. Però noi, per darvi due numeri qua, per noi ematologi non è poi così rara, noi vediamo circa 100 nuovi casi all'anno di questa patologia e attualmente abbiamo circa 800 pazienti che seguiamo con una sindrome mieloproliferativa cronica. E credo che sia comunque importante conoscerla perché tutte le cose che noi non conosciamo ci spaventano, mentre quando poi una cosa la conosciamo riusciamo anche a dominarla e comunque ad affrontarla più serenamente. Quindi siamo qui oggi per a vostra disposizione anche e spero che sia una giornata dove noi non siamo i professori in cattedra, ma siamo proprio qua per una discussione serena e vi auguro quindi una buona giornata, spero proficua e spero appunto che poi ce ne saranno altre perché, come diceva il dottor Rossi, è una delle nostre prime esperienze di questo tipo e sono anche contenta che vedo la sala abbastanza proprio piena. Passo la parola al professor Russo, responsabile della sezione trapianti, che vi porterà i suoi saluti. Grazie Alessandra, grazie dottor Rossi per questo invito e per questa occasione. Questi incontri sono importanti, mi rifaccio le parole che ha detto Alessandra sul fatto che questo non è un convegno convenzionale, è un incontro. Quindi cercherei di impostare questa giornata su un momento di confronto, un momento colloquiale
E quindi voi siete gli attori, noi stiamo qui per cercare di mettere in evidenza quelli che sono stati e quelli che sono i progressi nella cura di queste malattie mieloproliferative negative, e quindi io veramente stimolerei i pazienti a fare delle domande. Come si dice, dal punto di vista tecnico, nei congressi ci sono due modalità. La modalità è prima si fanno le relazioni tutte e poi si fanno le domande. Ok. Non vi trattenete, perché le domande magari sorgono in quel momento, quindi hanno valore in quel momento lì. Quindi alla fine di ciascuna relazione, se ci sono dei chiarimenti, fatelo tranquillamente, non c'è uno schema preordinato, anzi, se possiamo, diciamo così, chiarire alcuni aspetti in occasione subito dopo la presentazione, tanto meglio. Poi dopo faremo una discussione generale, e questo, diciamo così, a beneficio di tutti. Io non so quanti di voi sono pazienti. Quindi non vi conosco, vedo però che c'è una partecipazione anche di collaboratori, vedo tante facce conosciute e che sono le persone con cui noi lavoriamo tutti i giorni. Discutevo prima con i colleghi dell'AIL che è molto importante invece la partecipazione attiva dei pazienti. Partecipazione importante perché ci dà delle indicazioni, ci può dare spunti e indicare direzioni in cui noi possiamo migliorare. Io faccio una notazione, poi chiudo. Il paziente e il rappresentante dei pazienti entra di diritto con la nuova normativa nella costituzione del comitato etico che valuta i programmi di ricerca, i progetti di ricerca, i trial clinici. Questo a significare che il ruolo del paziente, più che essere passivo, deve diventare sempre più attivo. Quindi è importantissimo il vostro feedback, perché ci dà occasione fuori dalla corsia, fuori dal reparto, in un momento assolutamente friendly, di poter discutere di questi problemi. A questo punto io chiamerei, no, il dottor Garuti. Prego. Adesso è acceso. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti e anche così numerosi, è un piacere. Io mi chiamo Giampiero, sono un ex malato, un ex paziente, sono stato malato di una di queste patologie, anzi di tutte queste patologie, nel senso che ho iniziato molti anni fa ad avere i sintomi di una policitemia, che poi è malauguratamente evoluta in trombocitemia essenziale, infine in mielofibrosi, quindi me le sono evolute tutte quante. E sono stato malato per molti anni e infine... cosa ho fatto? Non è fatto per me questo micro. Infine, dopo la mielofibrosi, sono arrivato al trapianto di cellule staminali emopoietiche, che ha funzionato bene, è andato tutto bene, mi ha guarito 10 anni fa. Sono stato fortunato per diversi motivi.
primo perché sono un cittadino italiano, secondo perché sono un cittadino di Bologna e anche lì c'è un centro di ematologia eccellente tanto quanto questo di Brescia. E quindi sono stato curato appropriatamente, giustamente, e la cosa è andata molto bene. Questa mia esperienza di paziente mi ha portato poi a, superata la quale, dico, a fare volentieri questa attività volontaria di membro del gruppo AIL Pazienti per le mieloproliferative croniche, poi vabbè faccio anche il volontario AIL, ma questa è un'altra cosa. E sono stato fortunato perché l'ematologia italiana è un'eccellenza mondiale e da ultimo, è importante, tutte le mie cure, tutte le costosissime cure delle nostre malattie sono gratuite, grazie al Servizio Sanitario Nazionale che in qualche modo ancora funziona. E questo è importante perché se si ha conoscenza di quello che succede in altri stati, non è così. Insomma, faccio parte del gruppo AIL Pazienti. In AIL esistono diversi gruppi di AIL Pazienti suddivisi per patologie, quindi linfomi, mielomi, neoplasie mieloproliferative. L'attività dei gruppi pazienti è un'attività di mutuo aiuto fra pazienti. Quando parliamo di pazienti parliamo anche di quelli che vengono chiamati caregiver, cioè i familiari, coloro che si stanno accanto al paziente, alla sua patologia, che per quanto riguarda non solo i gruppi pazienti ma riguarda tutti, il caregiver fa parte integrante, come diceva poco fa il professor Russo, dell'insieme, cioè vuol dire, i pazienti, i medici, le strutture sono un'unica entità che si occupa del benessere e della salute dei cittadini. Ci occupiamo appunto dell'auto mutuo aiuto e di realizzare delle iniziative come questa di oggi per aiutare i pazienti che, ricordiamolo, sono i veri datori di lavoro dei medici. Se non ci fossimo sareste dei disoccupati, mi dispiace, ma è così. Non siamo dei datori di lavoro molto generosi, a dire la verità. Non come pazienti, ma come contribuenti, non assumiamo abbastanza sanitari, non li paghiamo a sufficienza, li facciamo lavorare troppo, le volte li trattiamo anche male, me ne sono consapevole. Però questi incontri hanno anche questo obiettivo, quello di mettere proprio il più possibile in contatto, avvicinare il rapporto fra medico e paziente, che c'è ed è sempre un rapporto costruttivo e positivo, ma da paziente mi rendo conto, anche perché nella mia attività di volontario mi occupo dell'accoglienza nell'ospedale di ematologia a Bologna, c'è una sorta di pudore, di ritrosia alle volte da parte del paziente di rivolgere al medico delle domande, di dialogare, e il medico spesso non ha tempo. Avete fatto una vita d'inferno, lo so, cioè quando vedo negli ambulatori ci sono file di decine di persone che hanno appuntamenti serrati e il tempo, oltre che la voglia, insomma, anche e soprattutto il tempo per dialogare, per chiarire tutti gli aspetti della vita del paziente, della sua salute, del suo, e anche del suo benessere, alle volte non c'è questa possibilità. Come gruppo pazienti tentiamo di ovviare a questi problemi, diciamo. Però ecco, per poter parlare fra medico e paziente fuori dall'ambulatorio, questa è un'occasione direi preziosa. Oggi in particolare è anche particolarmente attraente questa giornata perché la possiamo fare in presenza. L'ultima volta che abbiamo fatto un incontro medici pazienti a Brescia è stato fatto 2 anni fa, però online non è la stessa cosa, comoda perché si può stare a casa anche in ciabatte, però non è la stessa cosa che vedersi e potersi confrontare e parlare direttamente. Quindi possiamo dirci che siamo
Io sono stato fortunato, ma lo siamo tutti, proprio perché siamo in uno paese in cui l'ematologia è veramente un'eccellenza, un paese Italia, e in una città come questa in cui l'ematologia è una particolare eccellenza. Sappiamo, come dicevo prima, che le terapie che ci riguardano, gli interventi che ci riguardano, sono particolarmente onerosi e costosi. Non sappiamo per quanto tempo ce lo potremo permettere. Faccio una piccola nota finale, nel senso che la sanità italiana è oggetto da 20 anni a questa parte di continue restrizioni. Nei paesi OCSE, nei G7, l'Italia è quella che spende di meno il rapporto al PIL per la sanità. E le cose hanno la prospettiva di peggiorare. Quindi gli sforzi che fanno i nostri eccellenti ematologi per curarci, le associazioni come l'AIL che fanno quello che possono per mitigare i problemi dei pazienti, siamo credo tutti quanti impegnati a fare sì che la famosa legge 833 del 1978, quella che era chiamata legge Anselmi, possa essere pienamente realizzata, pienamente, e la cosa sta andando abbastanza male. Ricordo che la nostra Costituzione, l'articolo 32, ve lo leggo, dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. Vabbè, questa è una, è un impegno che potremmo assumere tutti quanti. Ho finito. Ricordo che potete, o collegandovi al sito pazientiail.it, oppure inquadrando il QR code, prima c'era questa, rispondere a un questionario che ci dà il polso di queste riunioni, di che cosa siamo tenuti a fare, cosa siamo venuti a fare, di qual è stato il risultato di questi convegni. Ci serve molto proprio per poter operare con maggiore precisione, maggiore prontezza. Io auguro a tutti una buona mattinata e mi rallegro, come è stato detto prima, proprio per la presenza e dell'invito che ripeto a fare domande, tutte quelle che tante volte avremmo nella testa e non siamo riusciti a fare. Grazie a tutti. Bene. Allora, a questo punto, per iniziare, diciamo così, forse con un termine pretenzioso, i lavori scientifici, e diamo inizio a questa mattinata, a questa giornata sulle malattie mieloproliferative croniche pH negative. Io vi ruberò solo pochissimi minuti per introdurre l'argomento, quindi vi ruberò veramente pochi minuti. Grazie. Allora, le neoplasie mieloproliferative croniche, niente di particolare, niente di preparato. Utilizzo le stesse due prime diapositive della lezione che si fa e che facciamo agli studenti di medicina. Per andare avanti, quello grosso, così. Ok. Allora, parliamo di un gruppo di malattie. Mieloproliferative. Il termine mielo sta a indicare una alterazione primitiva del midollo osseo, in particolare di quella parte del midollo osseo che serve per la produzione di globuli rossi, piastrine e globuli bianchi.
poi c'è un'altra parte che è la parte linfoide che presiede, diciamo così, alla costituzione, al funzionamento del sistema immunitario. Quindi un gruppo di malattie che si caratterizzano per il termine mieloproliferativo, e quindi il significato è che si esprimono esclusivamente, se non prevalentemente, per una iperproduzione di globuli rossi, iperproduzione di piastrine, iperproduzione di globuli bianchi. Parliamo quindi di leucemia mieloide cronica, che è una malattia che è caratterizzata da una iperproduzione di globuli bianchi. È una malattia che si distingue dalle altre, o si è distinta fino a qualche tempo fa dalle altre, perché è caratterizzata da una alterazione genetica, un'alterazione citogenetica che si chiama cromosoma di Filadelfia, che sottintende un trascritto molecolare BCR-ABL, la produzione di una oncoproteina, e viene indicata come una malattia pH positiva. La policitemia vera, iperproduzione di globuli rossi, la trombocitemia essenziale, iperproduzione di piastrine, e la mielofibrosi primaria, poi vedremo che cos'è nello specifico, sono malattie che fino a qualche tempo fa erano messe tutte insieme o indicate insieme come malattie pH negative. Esistono in questa che è l'ultima classificazione WHO anche altre patologie mieloproliferative, ma in questo caso le lascerei da parte perché sono delle malattie piuttosto rare, piuttosto particolari, che poco frequentemente si incontrano e che non sono prevalentemente oggetto di quello che è la nostra giornata. Abbiamo sentito dal dottor Garuti, io sono una persona fortunata e praticamente io le ho fatte tutte le malattie. Sono nato e ho avuto all'inizio una diagnosi di policitemia vera. Questa policitemia vera si è trasformata, in realtà non è proprio così, ma si è caratterizzata nella sua evoluzione anche per una iperproduzione di piastrine. Tutto questo è evoluto in una terza malattia che è la mielofibrosi, e a questo punto io, da persona tra virgolette fortunata, ho fatto il trapianto e sono guarito. Quindi, diciamo così, nella persona del signor Garuti praticamente noi abbiamo tutto il quadro di quelle che sono le malattie mieloproliferative croniche e della storia naturale di queste malattie. Questa semplice diapositiva dice che si chiami leucemia mieloide cronica, si chiami trombocitemia, policitemia o mielofibrosi, tutte queste alterazioni nascono da una alterazione, trasformazione leucemica di un'unica cellula bersaglio, che è la cellula staminale emopoietica. La cellula staminale emopoietica è quella che dà origine a tutta la emopoiesi, è quella che permette la produzione indefinitivamente del sangue. Miliardi di cellule vengono prodotte, miliardi di cellule vengono a morire giornalmente. Tutto questo è un sistema che si automantiene perché esiste un piccolo gruppetto, chiamiamolo così, di cellule staminali emopoietiche, le quali hanno delle caratteristiche biologiche particolari, direi eccezionali, e che garantiscono la persistenza nel tempo di questo sistema. Leucemia mieloide cronica, malattia pH positiva caratterizzata da un'alterazione citogenetica assolutamente patognomonica, distintiva. Senza questa identificazione di questa alterazione genetica non si può fare diagnosi di leucemia mieloide cronica. Qual è il problema della leucemia mieloide cronica? La leucemia mieloide cronica nasce come un difetto, almeno nella fase iniziale, nella stragrande maggioranza dei casi, come un difetto quantitativo, iperproduzione di globuli bianchi,
normalmente i gruppi di bianchi sono tra 4.500, 10.000, 8.500 e via dicendo, a seconda dei valori di riferimento dei laboratori, abbiamo 20.000, 30.000, 70.000, 300.000 globuli bianchi. Nella fase iniziale, cosiddetta fase cronica, nella leucemia mieloide cronica, il difetto è quantitativo, ovvero e ci troviamo di fronte ad una fabbrica che produce delle cellule che così apparentemente, ma anche nella fase iniziale, strutturalmente, funzionalmente sono normali, e quindi a un certo punto il problema è un problema di contenimento della produzione di questa massa. Ma è come dire che la Fiat, anziché produrre 1.500 o 1.000 punti al giorno, ne produce 100.000. A un certo punto cosa succede? E qui c'è un time biologico molto preciso che è tra i 3 e 4 anni. Questa fabbrica non riesce più a stare dietro a questa iperproduzione. Quindi a un certo punto la produzione di queste cellule non solo è quantitativamente eccessiva, ma qualitativamente non normale. È come se noi producessimo una macchina, un appunto, una Fiat qualunque, senza lo sterzo, senza il motore, senza una ruota, quindi delle cellule funzionalmente incapaci di assolvere a quella che è la loro funzione. Qual è il problema della leucemia mieloide cronica? Che quando questo cambiamento tra quantitativo e qualitativo avviene, la malattia si trasforma in una leucemia acuta secondaria, e quando questo avviene non c'è cura che possa tenere, e l'unica alternativa è il trapianto allogenico di cellule staminali. Parliamo di policitemia e di trombocitemia. Queste sono malattie mieloproliferative pH negative, anche queste caratterizzate da iperproduzione di globuli rossi e di piastrine. Qual è il problema? Il problema non è tanto legato alla sopravvivenza, come nel caso della leucemia mieloide cronica, trasformazione in leucemia secondaria e quindi poi dopo prognosi negativa, prognosi severa. Perché se nella leucemia mieloide cronica questo cambiamento avviene nella storia naturale nel 100% dei casi, nel caso della trombocitemia e della policitemia il problema non è legato tanto al rischio di trasformazione in una leucemia acuta secondaria. Questo c'è, però non è del 100%, è un rischio molto basso. Quindi, diciamo così, nel caso di malattie come la policitemia e della trombocitemia, il problema non è quello della sopravvivenza. Il paziente non deve tanto temere, perché questa malattia ha alte probabilità di trasformarsi in una leucemia acuta secondaria. Ma qual è il rischio? Il rischio è quello trombotico, tromboembolico. Cioè sono delle malattie che aggravano altre situazioni che possono essere presenti nel paziente e che possono portare all'incidenza di eventi trombotici. Tutte queste malattie hanno un denominatore comune, interesse del paziente adulto anziano. Questo fa sì che il rischio trombotico, tromboembolico, sia un rischio concreto, poi legato ad altri fattori, stile di vita, età, fumo, diabete, ipertensione, via dicendo, alterazione del metabolismo lipidico. Ma, come dico sempre, sia agli studenti che ai pazienti, non è che il rischio trombotico sia meno importante o meno impegnativo del rischio della sopravvivenza, perché noi sappiamo qual è l'importanza della qualità di vita. Quindi curare in maniera non adeguata e non corretta una malattia come la policitemia o la trombocitemia è gravissimo, perché rischiamo di avere un paziente che sì, non è deceduto, non è morto, ma è in corso in un ictus, e questo altera in maniera drammatica la vita del paziente e tutto il suo contesto sociale. Quindi curare una malattia pH negativa, come ho detto, che sono quelle più frequenti, è estremamente importante.
però una quota di questi pazienti, e l'ha detto il dottor Garuti prima, va incontro, può andare incontro a una trasformazione leucemica. Questo avviene in meno del 5% dei casi, però può avvenire, e quando questo avviene si comporta come la leucemia mieloide cronica. Abbiamo praticamente, non abbiamo delle cure mediche per affrontare questo cambiamento, e anche qui dobbiamo ricorrere al trapianto di cellule staminali. Ma abbiamo un'altra fase di passaggio che purtroppo ha sperimentato sulla sua pelle il dottor Garuti, che è quello del passaggio della mielofibrosi. Sostanzialmente, se posso essere, poi chiudo, la mielofibrosi è, ok, ci troviamo di fronte a un midollo che per quell'alterazione di quella cellula staminale emopoietica si è messa a produrre più piastrine e più globuli rossi. La macchina, la fabbrica va avanti, ma a un certo punto non ce la fa più. Quindi va incontro ad un esaurimento. Quindi tutto il compartimento che è necessario a produrre queste cellule pian pianino si esaurisce e viene sostituito da tessuto fibrotico, da una cicatrice. Quindi a un certo punto noi possiamo avere nella fase iniziale questa iperproduzione che via via si affievolisce. Il tessuto emopoietico viene sostituito dal tessuto fibroso e a un certo punto madre natura cerca di mettere in atto dei meccanismi compensatori per dire: ma io dell'emoglobina ho bisogno, io delle piastrine ho bisogno. E allora il nostro organismo, buon Dio, ci fa ricordare che nella vita prima della nostra nascita, durante il periodo fetale, la emopoiesi, tutta la produzione delle cellule del sangue, non è nel midollo osseo, perché questa avviene dalla 20ª settimana in poi e poi prosegue per tutta la nostra vita dopo la nascita, ma è a livello epatico e soprattutto splenico. Quindi a un certo punto l'organismo cosa fa? Dice: bene, tu midollo non sei più capace di produrre piastrine, cerco di sostanzialmente intervenire, di avere una produzione surrogata, e la milza comincia a crescere. Ma la milza non è un organo che è perfettamente adattato a questa produzione, quindi la produzione diventa disorganizzata. La milza può crescere fino a 5, 6, 10 kg, occupare tutto l'addome. E poi sentiremo l'importanza di come affrontare, di come oggi viene affrontato questo problema. Quindi a un certo punto noi ci troviamo con un midollo esaurito, una milza ingrandita, una trasformazione in questa di queste malattie, che si chiami trombocitemia o che si chiami policitemia, in orario, citemia, e quindi a un certo punto ci troviamo di fronte a un altro problema, che è quello di come controllare la splenomegalia. A questo punto intervengono, diciamo così, interviene la procedura trapiantologica, perché è l'unica soluzione che può mettere che riparo e può portare, tra virgolette, la soluzione trapiantologica non è una soluzione di convivenza, è una situazione tutto nero, tutto bianco. Quindi l'obiettivo è la guarigione. Sentiremo nel corso della mattinata come viene fatta la diagnosi, come vengono trattati i pazienti oggi. Il dottor Garuti ha sottolineato tutte le difficoltà del sistema sanitario. Io dico sì, siamo in difficoltà per personale, siamo in difficoltà economiche, però vi posso garantire in senso assoluto che l'accesso alle terapie, non solo più innovative, ma anche quelle più utili che i pazienti hanno in Italia, non è presente in tutti gli altri paesi. E uno per tutti, faccio l'esempio dell'Inghilterra. Va bene? Detto questo, io adesso cedo la parola e la moderazione ad Alessandra, e quindi Alessandra, a te.
C'è già una domanda. Prego. L'attività dell'esigenza. Bravissima. Ottimo. Volevo cogliere l'occasione per chiedervi una cosa. Anche mio marito ha avuto questa perplessità. Come mai il trapianto si fa solo ad un certo punto dopo anni che la persona si è trascinata il problema, i malesseri, le paure e non si fa subito? Io ho 43 anni e sono malata da quando ne ho 35, di sindrome mieloproliferativa, ho già avuto due episodi trombotici e la paura ovviamente di soffrire e di vivere qualcosa di peggio. Certo. Mi accompagna. Sono molto ben seguita dall'ematologia di Brescia, però ecco, questa è una mia emozione e la porto in famiglia tante volte. È certo, assolutamente comprensibile. Visto che è chiamato in causa il trapianto, se prego. Posso rispondere io. Il problema è questo, e poi lo capirà durante, perché nell'organizzazione abbiamo seguito un percorso, quindi i dettagli li avrà durante la giornata, ma il problema è questo. Il trapianto di midollo, come vecchia dizione, o trapianto di cellule staminali emopoietiche, è una procedura che ovviamente, sicuramente è diventata più sicura, più safe, d'accordo? Oggi trapiantiamo pazienti fino a 75 anni, 15 anni fa, 20 anni, l'età massima trapiantabile era 45-50, quindi questo la dice tutta su quello che è stato il problema. Ma è una procedura delicata, quindi è una procedura che ha le sue cause di morbidità e cause di mortalità. Tutte queste cause di morbidità e mortalità le mettiamo insieme in una parola che è mortalità legata alla procedura trapiantologica. Okay? Questa, per quello che le ho detto prima, si è ridotta notevolmente, ma non è stata cancellata. D'accordo? Quindi il trapianto ha un suo rischio che viene in qualche modo evidenziato e quantificato in una percentuale. D'accordo? Questa la percentuale vale per il medico e io gliela sto spiegando. Per cui a un certo punto sappiamo che c'è questo rischio trapiantologico. Pesa tot e lo mettiamo sul piatto della bilancia. D'accordo? Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo la malattia. La malattia ha il suo rischio di evoluzione in una leucemia acuta secondaria. Lo dobbiamo calcolare, lo dobbiamo identificare, dobbiamo saperlo. Ha il rischio trombotico? Anche qui dobbiamo saperlo. Quindi sostanzialmente noi abbiamo una procedura terapeutica, il trapianto, che ha un suo rischio di mortalità, e abbiamo una malattia che ha il suo rischio di mortalità e di comorbidità. D'accordo? A questo punto noi dobbiamo pesare questi due rischi e identificare il momento più opportuno per cui il rischio del trapianto è uguale o inferiore al rischio della malattia. Nel momento della diagnosi, che può anche essere una diagnosi particolarmente avanzata, ecco, generalmente il rischio della malattia pesa di meno di quello del rischio del trapianto. Quindi non è che il trapianto lo si fa come terapia di salvataggio, scusi, o ultima terapia che noi possiamo mettere in atto. No, non è così. Quindi non è che noi stiamo aspettando l'irreparabile, non stiamo aspettando il momento finale per poter mettere in atto l'ultima procedura. Non è così. È un rischio calcolato. Per cui non possiamo far correre al paziente un rischio più elevato legato alla malattia, alla procedura trapiantologica, rispetto a quello che è il rischio della malattia. Quindi è per questo motivo che esiste un percorso, esiste dei timing precisi e poi esistono tutti gli indicatori di rischio. Quindi l'obiettivo non è quello di farlo tardi,
ma neanche quello di farlo troppo presto, ma di farlo nel momento giusto. Questo è il concetto. Quindi nel corso della mattinata capirà quali sono i fattori che servono a far pesare il rischio della malattia e quali sono i fattori che servono a far pesare il rischio del trapianto. E questo è estremamente importante, d'accordo? Quindi questo, la ringrazio per la domanda e soprattutto per la tempestività della domanda, d'accordo? Perché questo è il modo di dialogare. Il dottor Garuti ha detto prima: facciamo qui le domande che non possiamo fare in ambulatorio, le cose così. In parte è vero, perché noi siamo oberati di tanti, diciamo così, impegni o incombenze di tipo, chiamiamolo così, burocratico, d'accordo? Quindi il tempo si è ridotto. Quindi la possibilità di poter dedicare tutto il tempo che vogliamo a spiegare anche queste cose al paziente è ridotto, quindi dobbiamo sintetizzare queste informazioni. Ma le cose non stanno neanche così, dottor Garuti, perché spesso e volentieri in ambulatorio vengono le persone che hanno già la diagnosi e hanno già la loro terapia, sanno tutto. E se non è così, è un problema, è un grosso problema. Perché a un certo punto dice: ma no, io ho la mia convinzione, internet mi ha detto così, quel sito parla chiaro, io devo fare questa terapia, perché non mi fa questa terapia? Quindi la difficoltà non è soltanto legata a quel tempo poco tanto che noi abbiamo, ma è come noi ci arriviamo a quell'appuntamento lì, d'accordo? Il dottor Garuti ha sottolineato: abbiamo un sito, ci sono le associazioni dei pazienti per patologia, l'AIL è un'associazione seria, io dico andate sul sito dell'associazione, è il sito che dice la verità, non andate a trovare quello che a voi piace, la verità che a voi fa comodo, d'accordo? Perché uno può far comodo di andare a fare il trapianto, lei l'ha detto prima, io mi aspetterei di farlo prima, non di farlo quando io ho fatto questo e quest'altro, d'accordo? E quell'altro dice: io il trapianto non ci penso neanche, io voglio fare la compressa, non mi interessa, voglio solo la compressa, è quella. Grazie mille, professore. Non so, cioè la discussione era prevista dopo, però se è una cosa molto pertinente vuol farla adesso, per carità, va bene. Anche perché penso che nel corso della giornata magari alcune domande, alcune risposte anzi, verranno già. No, ci mancherebbe. Allora, io... I minuti sarebbero già scaduti, però concedetemi di riprendere un attimo la domanda: che cos'è una malattia mieloproliferativa, per darvi alcune indicazioni, soprattutto anche attraverso alcune immagini che possono poi rimanere meglio impresse nella mente. Allora, partivo dalla emopoiesi, come abbiamo già visto, la fabbrica dei globuli, delle cellule del sangue è il midollo osseo, e dove ci sono le cellule staminali multipotenti che poi attraverso degli stimoli, citochine e altri fattori di crescita aiutano nella differenziazione, prima nella linea, da una parte della linea linfoide che dà origine quindi ai linfociti, sistema immunitario che produce anticorpi, ci difende dalle infezioni, la linea mieloide che poi darà origine alle, attraverso vari step, vari passaggi, alle piastrine che intervengono nei processi dell'emostesi, cioè della coagulazione, i globuli rossi e i granulociti che sono un'altra parte di globuli bianchi, anch'essi deputati in parte alla protezione, insomma a difesa dalle infezioni. Ma perché a un certo punto in tutto questo che cosa succede per cui si origina una patologia mieloproliferativa? A un certo punto intervengono delle mutazioni
casuali nel nostro nel DNA di una persona, che non sono presenti già dalla nascita, ma intervengono nel corso della vita, e in particolare ci sono tre mutazioni che si chiamano driver, perché inducono proprio questa patologia, che sono mutazioni di alcuni geni, JEG2, calreticulina e MPL. Come vedete da questa immagine, le tre patologie che abbiamo già citato, di cui parleremo oggi, la trombocitemia essenziale, la policitemia vera e la mielofibrosi, che sono parte appunto delle mieloproliferative croniche Filadelfia negative, hanno una diversa espressione di queste mutazioni. Quindi la policitemia vera la troviamo quasi nel 100% la mutazione del JEC2, nelle altre due più del 50% la mutazione del JEC2, che è quella più frequente, un 30% la calreticulina e l'MPL. Poi ci sono però dei soggetti cosiddetti triplo negativi, cioè in cui non vengono trovate queste mutazioni. Il fatto che non si trovino è perché forse a volte la metodica è troppo poco sensibile, quindi sono poco espresse queste mutazioni, oppure perché abbiamo ancora molto da conoscere, potremmo trovarne in futuro delle altre, ma sappiamo che ci sono anche altre mutazioni che non sono proprio driver. Qua ci sono tutte le mutazioni che noi possiamo trovare in geni correlati a queste patologie, ma che non sono specifiche. Queste mutazioni noi possiamo trovare, a parte il JEG2, come vedete, la calreticulina, che sono le più frequenti, altre molto meno frequenti, che si trovano anche in altre patologie ematologiche, ma addirittura si possono trovare anche in soggetti sani. Più aumenta l'età, più aumenta la probabilità di avere queste mutazioni, però servono anche altri fattori, a volte più o meno conosciuti, che possono poi portare al fatto che in presenza di una mutazione si esprima la patologia. Perché se abbiamo questa, cosa succede se abbiamo una mutazione? Perché poi si origina la malattia mieloproliferativa? In realtà la proliferazione è perché a un certo punto, a causa di queste mutazioni, si perde la cellula, che normalmente viene controllata e stimolata da alcuni fattori come l'eritropoietina nel caso dei globuli rossi, la trombopoietina nel caso delle piastrine, i fattori granulocitari che stimolano la produzione. A un certo punto queste cellule mutate diventano indipendenti da queste stimolazioni, per cui la cellula continua a proliferare non più regolata da questi stimoli. Un altro aspetto su cui volevo, proprio per essere rapida, su cui volevo soffermarmi, è il ruolo dell'infiammazione nelle malattie mieloproliferative croniche. È un aspetto abbastanza relativamente, diciamo, nuovo, in cui stanno uscendo parecchi lavori che osservano questo fenomeno, per cui si è visto che c'è un'aumentata incidenza di infiammazione in generale in queste patologie, si è visto che le cellule JEC2 mutate, quindi le cellule malate, hanno un vantaggio proliferativo in questo ambiente infiammatorio. E a loro volta queste cellule stesse producono delle citochine infiammatorie che si autoalimentano, quindi è una sorta di autoalimentazione. L'infiammazione può anche essere responsabile della sintomatologia che alcuni pazienti evidenziano, di cui si parlerà, che non tutti però hanno, per cui ci sono diversi gradi di infiammazione. E questo è, ecco, l'infiammazione diciamo entra in gioco anche nel favorire quei processi trombotici di cui avete sentito parlare, che fanno parte di queste patologie, anzi rappresentano anche uno dei rischi maggiori correlati. Si è visto che questi fenomeni trombotici non dipendono tanto dal numero delle cellule, quindi tante piastrine più rischio di patologie trombotiche, ma dalle alterazioni intrinseche che queste cellule possono avere, che interagiscono con un endotelio, cioè con le pareti interne dei vasi, che a causa dell'infiammazione sono magari più facilmente entrano in contatto con queste cellule alterate, aumenta l'adesività, aumenta l'aggregazione delle piastrine e si innescano questi processi.
Ultima cosa interessante, direi, soprattutto anche per quello che sentiremo dire in questa giornata, è che proprio perché sull'infiammazione forse qualcosa possiamo fare, nel senso che tutti quei fattori che in qualche modo possono peggiorare questo stato, noi abbiamo la possibilità di prevenire, di aiutarci. Ovviamente non posso dire curiamo l'infiammazione, curiamo la patologia, sarebbe troppo facile, però se noi riusciamo in qualche modo a intervenire in modo abbastanza semplice su questo fattore, questo aiuterà da un lato a magari controllare meglio e ridurre i sintomi, da un lato comunque a calmierare questo processo di autoalimentazione che avevamo detto. Quindi ovviamente astensione dal fumo è una delle prime cose, l'esercizio fisico, le tecniche di rilassamento che ci aiutano, la dieta, ma su questo non mi soffermo perché ne parleremo. Quindi anche a maggior ragione tutti i problemi trombotici, diciamo, che sicuramente aumentano con l'età, ma sull'età purtroppo non possiamo, non abbiamo ancora la capacità di influire. Ma la dieta è importante perché ovviamente lo sappiamo benissimo, di questo ne parlano tutti i giornali, sui cibi che dobbiamo evitare per evitare processi aterosclerotici che favoriscono le trombosi, e quindi sicuramente su tutto questo noi possiamo in qualche modo avere, aiutare. E con questo, ecco, io vi saluto anche e vi ringrazio perché siamo già abbastanza in ritardo e vi auguro quindi un buon ascolto e per le prossime relazioni. Diagnostiche basi genetiche, la dottoressa Simona Bernardi. Ah, ok. Questo è l'audio. Ok. Oh, perfetto, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, ringrazio l'AIL Brescia, l'AIL Nazionale per avermi invitata a parlare di un argomento che in realtà è piuttosto complesso, lo potete dedurre anche dal titolo, cioè le tecniche diagnostiche, le basi genetiche che portano allo sviluppo di queste malattie. E per rendere un più semplice questa mia breve relazione, ve le presenterò al contrario, cioè partiamo dalle basi genetiche, cioè partiamo dal cercare di capire perché una cellula normale diventa una cellula malata. Cosa succede a queste cellule? Perché a un certo punto diventano malate? Prima la dottoressa Tucci ha detto abbiamo delle mutazioni specifiche di queste malattie. In realtà una cellula diventa malata quando accumula più mutazioni, quindi quando il suo DNA, che altro non è che un codice che è diverso tra tutti noi, infatti siamo persone diverse, ma che ha delle parti che devono assolutamente essere quelle, e sono quelle che ci rendono dei soggetti umani sani. Quando questa sequenza si cambia in qualche modo, quindi il codice si altera, io ho quelle che sono le cosiddette mutazioni, e una cellula diventa malata quando ha più di una mutazione. Una mutazione sola non porta una cellula ad alterarsi così tanto. Una cellula si considera una cellula tumorale, una cellula malata, quando arriva ad avere da 4 mutazioni in su. Queste 4 mutazioni sono dovute a un danno che il nostro DNA ha. Il danno può essere dovuto a vari eventi. Le sostanze cancerogene, di cui si parla tanto, sono uno degli elementi che porta il DNA ad alterarsi. Il DNA può alterarsi in diversi modi. Può rompersi, può cambiare il codice, può andare a perdere delle parti della sequenza stessa. E in particolare il cambiamento della sequenza è un tipo di alterazione che sta alla base anche delle patologie di cui stiamo parlando oggi. Quando la cellula quindi si altera e diventa tumorale, fondamentalmente cosa va a fare? Inizia a crescere in modo incontrollato, quella famosa proliferazione di cui si è già accennato questa mattina. Quindi continua a duplicarsi, continua a crescere e diventa il suo obiettivo primario. Non pensa ad altro che continuare a crescere, quindi non ha più lo stimolo di morire, che nel nostro concetto è qualcosa di negativo. In realtà succede tutti i giorni che delle cellule del nostro corpo muoiono perché sono vecchie, non sono più in grado di fare quello che devono fare. La cellula tumorale in realtà perde questo stimolo a morire, continua a crescere, e nel suo tentativo di continuare a crescere
non fa quello che dovrebbe fare invece quando è normale, quindi non fa più la sua funzione per la quale è nata, e ultimo ma non ultimo, nel continuare a crescere non fa altro che accumulare ulteriori mutazioni. Questo fa sì che si sviluppi una patologia. Nello specifico, le malattie mieloproliferative croniche, sono quelle di cui parliamo oggi, sono caratterizzate da mutazioni in tre punti particolari del genoma, che sono JAK2, carreticulina, MPL, di cui ha già anticipato il nome la dottoressa Tucci, e che magari alcuni di voi hanno visto sui propri referti, la mutazione di JAK2 o quant'altro. Perché queste mutazioni portano allo sviluppo di una malattia mieloproliferativa cronica Filadelfia negativa? Partiamo da JAK2. Noi dobbiamo immaginare la nostra cellula come una cellula, il pointer in realtà non funziona benissimo, ok, come una cellula un po' come noi, che ha una sorta di pelle che si chiama membrana. Questa pelle le serve per ricevere gli stimoli esterni, esattamente come noi sentiamo freddo, uno stimolo che sentiamo sulla nostra pelle, andiamo a vestirci. La cellula è in grado di ricevere una serie di stimoli da quello che è l'ambiente fuori, e in base allo stimolo che riceve attraverso queste che sono delle antenne, immaginiamocele sulla pelle della cellula, il termine tecnico è recettori, comunque immaginiamo queste antenne, la cellula riceve uno stimolo, questo stimolo fa sì che all'interno si attivino delle proteine, tra cui appunto JAK2, che poi va al quello che è il centro operativo della cellula, il nucleo, e dice alla cellula cosa deve fare in base a quello che ha sentito da fuori. Cosa succede quando questa proteina che all'interno della cellula dovrebbe muoversi quando riceve lo stimolo in realtà muta? Inizia a dare una serie di stimoli alla nostra cellula indipendentemente dal fatto che fuori ci sia lo stimolo. Continua a mandare di fatto dei segnali al nucleo, e i segnali, guarda caso, quando è JAK2 ad essere mutato, sono segnali di crescere e smettere di morire. E quando JAK2 muta, lo fa continuamente. Non c'è solo JAK2, come abbiamo detto, ma c'è anche carreticulina. Carreticulina normalmente sta dentro la cellula, fa una serie infinita di funzioni. Quando anche la sequenza di carreticulina si altera, cosa succede? Che, torniamo sempre alle nostre antennine, carreticulina si sposta vicino ad una di queste antenne che sono sulla superficie della nostra cellula, e nuovamente, indipendentemente dal fatto che fuori la cellula abbia ricevuto lo stimolo corretto, lei dice ai recettori interni di continuare nuovamente a proliferare, smettere di morire, e lo fa continuamente. Carreticulina in particolare, tra tutte le antennine che le nostre cellule hanno, riconosce MPL, e guarda caso è proprio la terza mutazione che sostiene le malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negative. MPL, quando funziona normalmente, riceve il suo stimolo da fuori e dice alla cellula quello che deve fare. Quando MPL è mutato, non è più necessario che JAK2 sia mutato, non è più necessario che ci sia carreticulina a fare da tramite, è lui stesso che, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto lo stimolo da fuori, dice nuovamente alla cellula che deve proliferare e smettere di morire. Per questo motivo sono tre geni diversi che però convogliono e portano allo sviluppo di tre patologie più o meno nello stesso modo, perché agiscono tutti dando lo stesso segnale. Come faccio ad andare a vedere se questi tre geni sono alterati? Quindi a livello di laboratorio, noi come facciamo a dire effettivamente c'è la mutazione nel JAK2, c'è la mutazione in quell'altro gene? Dal punto di vista della formulazione di una diagnosi, la diagnosi di una malattia mieloproliferativa cronica Filadelfia negativa si basa su delle valutazioni cliniche, che sono quelle che gli ematologi fanno alla prima visita, quindi raccolgono tutti quelli che sono i vostri sintomi, le vostre manifestazioni, segni, primi esami, quindi fanno un sospetto clinico al quale segue quella che è la valutazione istopatologica, si dice, cioè semplicemente guardano la forma, le caratteristiche delle vostre cellule al microscopio e vedono che c'è qualcosa che non va. A questo punto la prima cosa che bisogna fare è escludere che ci sia il cromosoma Filadelfia. Abbiamo visto all'inizio che quel pH sta per Filadelfia ed è un'alterazione specifica di un tipo di patologia. Nelle malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negative, il cromosoma Filadelfia non deve esserci, e quindi ci indirizza verso questo tipo di malattie. La seconda cosa che si fa è fare alcune valutazioni biochimiche, come ad esempio dosare l'eritropoietina, perché guida nella diagnosi, ma la prima cosa che si fa è cercare le mutazioni di JAK2. Nella slide che ha proiettato prima la dottoressa Tucci avete visto che le mutazioni di JAK2 sono quelle più frequenti, quindi per ottimizzare prima si cercano quelle più comuni, perché così
cerchiamo di beccare subito qual è il problema che sta alla base. Se però JAK2 non è mutato, si passa al secondo gene più frequente, che quindi è la mutazione di carreticulina, a meno che il clinico non ritenga che c'è un forte sospetto che sia JAK2 ad essere mutato, e quindi si vanno a cercare altri tipi di mutazione a carico di JAK2. Se anche JAK2 e carreticulina sono negativi, si va a cercare il terzo gene, che è MPL, che spesso si va a cercare insieme ad altri geni. Tenete presente questo aspetto perché, come è stato anticipato, non ci sono solo questi tre elementi, ma può esserci anche altro a indurre l'indicazione, appunto, e a sostenere la diagnosi delle malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negative. Rapidamente, in laboratorio cosa facciamo? Cosa facciamo per dire che c'è questa mutazione? Partiamo dalle cellule, estraiamo il DNA, perché è quello che è il codice che deve essere alterato, e per quanto riguarda JAK2 e MPL, se noi immaginiamo la nostra sequenza del nostro codice, viene alterato un punto. Quindi se io ho una serie infinita di lettere che sono un codice come una password, è cambiata una lettera. E quindi non funziona più, devo andare a cercare che sia proprio quella lettera ad essere alterata. Mi aspetto quindi che ci sia un pezzo di password del mio codice che è normale e un pezzo invece che ha un'alterazione. Come faccio a vedere che questa alterazione c'è? Introduco un pezzo di DNA sintetico che, quando riconosce che c'è quella password sbagliata, fa sì che poi il mio DNA diventi fluorescente o comunque sia riconoscibile. Ma quando io lo introduco e il DNA normale, semplicemente non si lega, si stacca e se ne va. Per cui successivamente io mi terrò il DNA che ha legato il DNA sintetico fluorescente e quindi semplicemente vedo c'è o non c'è. E quindi riesco a vedere che c'è effettivamente quel tipo di alterazione. Diverso invece con carreticulina. Carreticulina non ha una password, chiamiamola così, in cui è cambiata una lettera, ma carreticulina può avere o una password più corta o semplicemente una password molto più lunga. Quindi il codice è stato o tagliato in un pezzo o allungato in un altro pezzo. Non posso quindi inserire qualcosa che vede un'alterazione di una singola lettera, perché non è quello il problema, ma semplicemente andiamo proprio a leggere tutta la sequenza del mio gene di carreticulina. Oppure, con un'altra tecnica più recente, posso andare a vedere semplicemente, indipendentemente da che sequenza è. Io la inserisco, so che una parola più lunga ha più lettere, una parola più corta ha meno lettere, la inserisco all'interno di un lettore di lunghezza e mi dice è più corta e più lunga di quello che dovrebbe essere. E quello già mi dà indicazione di qual è il problema. Vi dicevo però altri geni, insieme a MPL, altri geni possono essere importanti per la definizione della diagnosi. E questi geni sono importanti perché vanno innanzitutto a determinare parte della manifestazione dei sintomi, quindi aiutano anche nella definizione della diagnosi, aiutano a indicare se è più probabile che la malattia vada a evolvere in qualcos'altro e quindi aiutano in quella che è la cosiddetta determinazione della prognosi del mio paziente e per alcuni pazienti, ovviamente non per tutti, possono andare proprio a supportare anche un'indicazione ad esempio di tipo trapiantologica. Quindi quando c'è indicazione si vanno a cercare anche questi geni e badate bene che non è importante solo dire ci sono altri geni mutati o no, ma è importante anche considerare quando si sono mutati, perché a parità di avere due mutazioni contemporaneamente nel mio paziente, se prima muta una e dopo muta l'altra, potrebbe svilupparsi una malattia, ma viceversa potrebbe svilupparsi un'altra. Quindi anche l'ordine con cui queste mutazioni arrivano nella mia cellula può determinare l'evoluzione della malattia e quindi è importante. Lo studio di tutti questi geni si fa con una tecnica molto innovativa, di cui ogni tanto si parla anche al telegiornale, che è il Next Generation Sequencing, si è introdotto quando si è sequenziato il genoma umano, quindi una tecnica molto importante che consente, a differenza di quello che vi ho spiegato prima, di vedere tutti i geni contemporaneamente. È una tecnica costosa che quindi non si applica comunque a tutti i pazienti, richiede anche un personale dedicato in laboratorio per fare questo tipo di analisi e quindi è qualcosa che si considera come una diagnosi successiva. Ultimo ma non ultimo, ma se tutto questo è ereditario, se tutto questo non è un qualcosa che le mie cellule hanno acquisito, ma è un qualcosa che il paziente ha ereditato perché è nato con questa mutazione, l'ha ereditata dai propri genitori o l'ha sviluppata comunque all'inizio,
è un qualcosa che è emerso recentemente, è un qualcosa che può andare a rispondere a volte a alcune domande di alcuni pazienti. Sono noti dei casi in cui le mutazioni sono ereditarie, non è detto che siano in JAK2 carreticolina MPL, possono essere in altri geni, ma favoriscono che il paziente sviluppi questa malattia. Si considera che circa il 7% dei casi di malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negative siano in realtà familiari. Generalmente ci sono due casi in una famiglia. Purtroppo ad oggi non c'è ancora un metodo per fare diagnosi certa di questi casi familiari, ma è proprio verso questo che si sta rivolgendo anche parte della ricerca. I pazienti che hanno una forma familiare hanno lo stesso rischio degli altri pazienti, quindi non c'è un rischio maggiore anche in termini di sintomi e di evoluzione. Proprio per questo, dicevo, la ricerca sta andando in questa direzione. Ad oggi in laboratorio, oltre a far diagnosi, facciamo anche ricerca. Di cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occupando di identificare nuovi geni associati, soprattutto per i tripli negativi, come si diceva prima, quindi quei pazienti che non hanno mutazioni né in JAK2, né in MPL, né in carreticolina, di individuare nuovi target terapeutici per i nostri pazienti, di studiare nuovi meccanismi di evoluzione della patologia per rispondere anche a perfezionare le tempistiche in cui intervenire con alcune forme, per sviluppare nuovi modelli per studiare queste malattie, a partire da dei modelli di cellule fino ad arrivare all'intelligenza artificiale di cui si parla, che oggi è una realtà nei nostri laboratori per fare alcuni tipi di simulazioni, e ultimo ma non ultimo definire un iter diagnostico per i pazienti che hanno effettivamente un'ereditarietà. Io con questo concluso ringrazio tutti i miei colleghi del gruppo di ricerca del laboratorio che stanno proprio al laboratorio CREA, che è un laboratorio creato dall'AIL Brescia, e tutto il gruppo di ricerca invece clinico del centro trapianti di cui faccio parte. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Simona. Se ci sono delle domande... Sì? Aspetta un attimo. Volevo sapere se venisse fatta una diagnosi precoce nel caso in cui un paziente fosse affetto e si scoprisse che la malattia mieloproliferativa cronica in cui è affetto è una forma ereditaria. Oppure no? Non c'è ad oggi un protocollo di screening, quindi non è possibile. La ricerca si sta proprio in parte anche indirizzando verso la formulazione di un iter diagnostico per agganciare e trattare correttamente questi casi familiari. Ci sono alcuni grossi centri che se ne stanno occupando, però ad oggi non c'è ancora un test di screening per queste forme. Okay, grazie. Però aspetta, chiariamo un punto che... voglio dire, fuori da qualsiasi, diciamo così, missense. Allora, le malattie mieloproliferative di cui stiamo parlando, che sono e che possono essere caratterizzate da queste mutazioni, non sono N-O-N grande come la casa o questo albergo, non sono malattie ereditarie. Ok? Quindi la dottoressa Bernardi ha, diciamo così, affrontato un tema, ovviamente che è un tema molto di approfondimento e un tema che in questo momento è solo esclusivamente di ricerca. Ma di ricerca di che cosa? Non di dimostrare o non dimostrare che queste sono malattie ereditarie, perché non sono ereditarie. Mamma e papà non trasmettono ai figli, d'accordo? Questo è il concetto base. Di che cosa invece stiamo parlando, e che non vorrei che fosse fatta confusione? Non stiamo parlando della ereditarietà e della trasmissibilità per via ereditaria di una malattia. Stiamo parlando di una ricerca che cerca di capire quali possono essere le basi genetiche di un fenomeno che non è l'ereditarietà, lo ripeto per l'ennesima volta, ci siamo guardati negli occhi col dottor Rossi e quindi abbiamo capito immediatamente qual era l'argomento da chiarire, ma un'altra cosa che si chiama la familiarità. La familiarità è una cosa totalmente diversa, non riguarda le malattie ereditarie, non riguarda la trasmissibilità. Che cosa riguarda la familiarità?
La familiarità riguarda un punto interrogativo che rimane tuttora un punto interrogativo, di dire: ma nella mia famiglia si sono concentrate una notevole numero di persone che si sono ammalate. Alcune di queste persone si possono ammalare, si sono ammalate di malattie ematologiche, e questo può, diciamo così, diventare importante andare a indagare se queste malattie ematologiche possono essere mieloproliferative, linfoproliferative o via del genere. Ma la familiarità, in una accezione più larga, riguardano quelle famiglie dove si sono concentrate un numero elevato di persone che si sono ammalate di malattie oncologiche in senso lato. D'accordo? Quindi, sostanzialmente, siccome il Medioevo l'abbiamo passato da un po', ok, dobbiamo cercare di capire se questa, oggi come oggi, la possiamo, su che basi noi possiamo definire la familiarità, oltre che lo che dire la sfortuna. Ok? Quindi, in una malattia ci sono concentrato un numero elevato di persone che hanno avuto malattie, certo, è una eventualità e un'evenienza sfortunata. Tutto questo rientra in un concetto largo di familiarità. La ricerca si occupa di capire se c'è una motivazione, e la motivazione la si cerca nella genetica, per spiegare questa familiarità, che è totalmente diversa da malattie ereditarie e trasmissibili. Queste non sono malattie né ereditarie né trasmissibili. Quindi rassicurazione totale, senza punti interrogativi. D'accordo? Certo. No, la domanda era più che altro: se un paziente nasce con alle spalle una storia familiare in cui uno dei due genitori, ad esempio, ha avuto non una deve malattia... fare niente. Ok. Questo è il messaggio finale: è non deve fare niente. No, non ci sono e non devono essere affrontate ricerche di esami e citogenetiche. Quindi, sotto questo punto di vista, zero. Allora, grazie. Io sono dovuto uscire un attimo, penso che abbiamo finito. Ok, procediamo perché siamo già un pochino in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Iniziano adesso le relazioni relative alle singole patologie. Dottor Mirko Farina inizierà a parlarci di trombocitemia essenziale. Grazie e ringrazio AIL per questa opportunità. Sono molto contento di essere qui questa mattina con voi per discutere insieme della trombocitemia essenziale, che è una delle malattie mieloproliferative croniche, come abbiamo già sentito questa mattina, caratterizzata in particolare per un'aumentata produzione di piastrine, ma lo diciamo fin da subito, il solo aumento delle piastrine non è indicativo di avere una trombocitemia essenziale, ma lo vedremo meglio più avanti. L'età mediana di insorgenza di questa malattia di solito è fra i 50 e i 60 anni, anche se possiamo avere dei casi molto più in età giovanile, così come anche in età più avanzata, e di solito predilige un po' di più il sesso femminile. Quanti casi nuovi abbiamo? Prima parlavamo di malattia rara, per darci un'idea come numeri. In una città come Brescia noi ci aspettiamo dai 2 ai 5 casi nuovi all'anno. E come si presenta questa malattia? Allora, noi abbiamo che più o meno nella metà dei casi in realtà il paziente non ha nessun sintomo e arriva alla diagnosi di trombocitemia essenziale perché magari facendo già degli esami di routine incomincia a trovare le piastrine aumentate e poi, seguendo tutto un iter che vedremo fra poco, arriva alla diagnosi di trombocitemia essenziale. Un'altra metà dei casi invece il paziente incomincia a sviluppare dei sintomi che poi lo portano a visitare un medico. Quali sono questi sintomi? Lo vedremo per le caratteristiche della malattia stessa. Sono sintomi
prevalentemente legati ad alterazioni cosiddette del microcircolo, cioè della circolazione nei piccoli vasi, per cui per esempio il paziente può lamentare dei fastidi nell'udito, dei ronzii nell'orecchio, dei disturbi alla vista, può sentire una sensazione di calore, di dolore al palmo delle mani, alla pianta dei piedi, la cefalea, ok? Oppure, molto più raramente, può magari avvertire un senso di ripienezza appena inizia a mangiare, quindi infatti questi pazienti possono sviluppare o un aumento un po' della milza o del fegato, ma sono una piccola quota. Gli eventi vascolari di cui già abbiamo incominciato a parlare questa mattina possono anche essere quelli che causano poi la visita del medico e la diagnosi stessa di trombocitemia essenziale, per cui in una quota che va dal 10 al 20% in realtà il sintomo di esordio è l'evento vascolare, che può essere più frequentemente una trombosi piuttosto che un sanguinamento, ma in un numero molto più piccolo dei casi. Inoltre, i pazienti cosa ci riferiscono? Ho voluto mettere questi dati perché mi sembrava molto interessante, perché questo lavoro è proprio basato su quello che riferiscono i pazienti che hanno la trombocitemia essenziale. Vediamo che quasi il 90% dei pazienti riferisce stanchezza e in una percentuale che supera la metà una difficoltà a concentrarsi, una inattività, per cui questa è una cosa che magari può essere un sintomo che uno associa anche a, ovviamente anche a tante altre cose, ma che durante la malattia in effetti può anche condizionare quella che è la qualità della vita e su cui torneremo poi più tardi. Ma come facciamo a fare la diagnosi? Abbiamo detto che avere le piastrine alte non significa avere la trombocitemia essenziale, infatti abbiamo una combinazione di elementi che ci porteranno alla diagnosi, che vanno dagli esami del sangue, la valutazione midollare e la ricerca delle mutazioni di cui ha parlato anche poc'anzi la dottoressa Bernardi. Gli esami del sangue come sono? Sicuramente abbiamo un'aumentata conta piastrinica che è presente in tutti i pazienti e normalmente questo è l'unico dato che noi abbiamo. E vediamo che infatti soltanto uno su cinque fondamentalmente può avere un lieve aumento anche dei globuli bianchi o dell'ematocrito, ma sostanzialmente normalmente abbiamo solo l'aumento delle piastrine. Possiamo quindi dire avere le piastrine elevate significa avere la trombocitemia essenziale? Abbiamo già dato lo spoiler prima, no, perché la causa più frequente di piastrinosi, quindi di piastrine elevate, è una forma reattiva, cioè associata ad altre condizioni, quali più frequentemente un'infiammazione, un'infezione. Alcune volte uno magari ha anche un'anemia da carenza di ferro, che è una cosa abbastanza frequente, e si ha di reazione un aumento delle piastrine. Per cui piastrine elevate non vuol dire trombocitemia essenziale. Un elemento molto importante per fare la diagnosi è la valutazione midollare, perché ahimè tocca farla, anche se non è un esame particolarmente piacevole, perché ci permette, vedremo, di confermare la diagnosi e poi di fare una diagnosi differenziale, cioè di valutare bene che tipo di malattia abbiamo, perché c'è una presentazione clinica molto simile di una sorella della trombocitemia essenziale, che è la mielofibrosi, in fase cosiddetta prefibrotica, in cui non abbiamo quella cicatrice di cui parlava il professore precedentemente e che è caratterizzata dalla fibrosi. È importante però distinguere le due forme, perché? Perché poi lo sviluppo di una mielofibrosi piena è molto più frequente nella mielofibrosi prefibrotica, ovviamente, che non nella trombocitemia essenziale, dove è comunque un evento piuttosto raro. E poi, terzo elemento, le mutazioni. I tre geni driver di cui parlava anche prima la dottoressa Bernardi, JAK2, carreticolina e MPL, come vediamo JAK2 la fa sempre da padrona, circa il 60% dei casi, carreticolina in un 30% dei casi, e i pazienti che hanno la mutazione di carreticolina più frequentemente hanno anche un'elevazione delle piastrine, hanno una conta di piastrine molto più elevata rispetto agli altri pazienti, ma meno rischio di fare trombosi. Questo è un punto che riprenderemo dopo, perché invece avere la mutazione di JAK2 è un fattore che può influenzare il rischio di trombosi. E poi abbiamo un quinto circa dei pazienti che appunto i cosiddetti tripli negativi, che non presentano uno di questi tre geni driver.
In più, ne parlava sempre prima la dottoressa Bernardi, abbiamo la possibilità di ricercare altre mutazioni che possono aiutare il medico nel valutare al meglio come seguire il paziente. Quindi, come facciamo diagnosi? Secondo gli ultimi criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dobbiamo avere una conta di piastrine elevate, abbiamo delle caratteristiche particolari alla valutazione midollare, abbiamo escluso le altre sorelle, policitemia vera, mielofibrosi, mieloide cronica, come abbiamo visto prima, e andiamo a ricercare le nostre mutazioni. Visto che però non sempre abbiamo le mutazioni, possiamo utilizzare anche dei cosiddetti criteri minori, che sono altri marker di clonalità, tipo di alterazioni citogenetiche, o comunque aver escluso che queste piastrine elevate siano legate ad altre cause. Abbiamo fatto la diagnosi, quindi adesso che cosa dobbiamo aspettarci? La trombocitemia essenziale è una malattia cronica che quindi rimane tranquilla e che abbiamo, con cui dobbiamo convivere e di cui dobbiamo sapere qual è l'evoluzione per capire bene che cosa aspettarci. Qual è la problematica principale? Ne accennava già prima il professore, sono le complicanze vascolari che una percentuale che può andare dal 10 al 20% si possono sviluppare nell'arco del follow-up dei nostri pazienti, quindi una percentuale molto più elevata della popolazione generale. Quindi su questo dobbiamo concentrare la nostra attenzione nel cercare di prevenire e di evitare che i nostri pazienti possano incorrere in questo rischio che, a cui altrimenti sarebbero sottoposti per l'andamento della malattia. Molto più raro invece è l'evento emorragico. Questa è una slide giusto per dire che cosa, che i fattori che possono associarsi alla trombosi sono diversi e molteplici, quindi non vogliamo andare in dettaglio di questo, ma per dire che ci sono tanti elementi che si possono associare e di nuovo fino a un quinto dei pazienti può presentare l'evento vascolare all'esordio oppure lo può sviluppare successivamente. Quindi dobbiamo capire bene che rischio ha il nostro paziente, perché dire che dal 10 al 20% dei pazienti può sviluppare un evento trombotico non vuol dire che tutti svilupperanno l'evento trombotico, ma vuol dire che alcuni possono svilupparlo. Allora dobbiamo individuare bene chi è che ha maggior rischio e per questo sono stati sviluppati diversi score nel tempo, fra cui lo score IPSET, che è quello che viene più utilizzato, che si basa su cosa? Su alcuni parametri molto semplici, perché deve esserci di aiuto semplice nella pratica clinica. L'età, i fattori di rischio cardiovascolare, diabete, ipertensione, fumo, e su questi noi possiamo andare ad agire, gli eventi trombotici e la presenza della mutazione di JAK2. Ecco che torna e che, perché appunto, come dicevamo prima, può associarsi ad eventi trombotici. L'altro elemento a cui dobbiamo fare attenzione durante il follow-up dei nostri pazienti è l'evoluzione di malattia, ma come abbiamo detto prima, è molto rara, quindi molto piccolo il rischio che possa evolvere in un'altra forma mieloproliferativa o a una forma più acuta come la leucemia. Abbiamo visto quindi come facciamo la diagnosi, qual è la storia naturale di questa malattia, quale trattamento facciamo. Innanzitutto dobbiamo chiederci che obiettivi ci poniamo per il nostro trattamento. Abbiamo detto che è una malattia cronica, abbiamo visto quali sono i rischi. Il primo punto che ci porremo come attenzione, quello, se ci sono sintomi, di controllare i sintomi che noi abbiamo in maniera tale che il paziente possa non averli e quindi migliorare la sua qualità della vita. Cercheremo poi di prevenire gli eventi trombotici, così come gli eventi emorragici, e cercare di ottimizzare la qualità della vita del paziente. Quindi il punto primo che deriva da questi obiettivi è che non sempre è necessario fare una terapia, per cui alcune volte capita, uno dice, ma come, ho fatto una serie di esami, sono arrivata alla diagnosi e adesso il dottore non mi dà una terapia. No, perché se non c'è un aumentato rischio particolare di trombosi oppure di evoluzione, vedremo che non abbiamo neppure bisogno di fare nessuna terapia o magari solo la terapia antiaggregante. Perché, ripeto, l'obiettivo principale è quello di prevenire il rischio cardiovascolare e controllare i sintomi, per cui alcune volte basta semplicemente agire sugli stili di vita. Non c'è una correlazione, questo lo diceva prima anche la dottoressa Tucci, fra il valore di piastrine e
gli eventi trombotici, quindi non è che se io ho 900.000 piastrine devo necessariamente fare la terapia e non mi devo preoccupare in base alla conta delle piastrine, mentre invece andrà sempre fatta da parte del curante la valutazione del rischio trombotico. Non sempre abbiamo bisogno di farmaci, perché la prima terapia, quindi se il problema è un rischio cardiovascolare, è quello di agire sugli stili di vita che possano permetterci di ridurre il rischio cardiovascolare, quindi l'attività fisica, l'alimentazione corretta, lo stop del fumo, il controllo della pressione arteriosa, il controllo della glicemia. Sono degli elementi cardine che valgono sia per chi farà poi terapia farmacologica che per chi non la fa, di cui la terapia è questa. Quindi, ricapitolando, noi in base a quei criteri molto semplici che ci siamo detti prima possiamo dividere due grosse categorie. In base all'età, sotto, sopra i 60 anni o alla storia di trombosi, possiamo parlare genericamente di un rischio basso o un rischio alto. E poi ci aiuteranno le mutazioni, in particolare la mutazione di EGEC2. Se io sono in un basso rischio e EGEC2 non è mutato, il mio rischio è un rischio davvero molto basso e in cui posso valutare con la presenza o meno di fattori di rischio cardiovascolare se fare la sola osservazione in assenza di fattori di rischio cardiovascolare oppure valutare se introdurre una terapia antiaggregante in caso siano presenti fattori di rischio cardiovascolare. Se io sono in basso rischio con un JAK2 mutato, la presenza della mutazione mi dà comunque un rischio di fare trombosi e quindi è indicato iniziare una terapia antiaggregante, la classica cardioaspirina. Se io invece parto già da una categoria più a rischio, quindi ho l'età avanzata, ho già avuto eventi trombotici e non ho la mutazione di JAK2 e sono in un rischio intermedio in cui io, in base o meno alla presenza di fattori di rischio cardiovascolare, alla cardiospirina aggiungerò una terapia citoriduttiva. Se invece ho l'età o la trombosi o la JAK2, a questo punto alla terapia antiaggregante agisco anche dei farmaci che possano farci ridurre i nostri valori. A questo si associa sempre anche lo stile di vita. Concludo solo due secondi parlando quale terapia antiaggregante abbiamo detto, la cardioaspirina, e la terapia citoriduttiva, il primo farmaco è l'oncocarbide che viene utilizzato, che si è visto ridurre il rischio di trombosi e che si può associare a tossicità ematologica e alcune alterazioni cutanee del cavo orale, ma di solito è ben tollerato. In alternativa abbiamo l'interferone, che viene particolarmente favorito nei soggetti giovani, visto che appunto non mi dà queste problematiche legate soprattutto alla tossicità ematologica, ma che può darmi alcuni sindromi simili influenzali, chi di voi l'ha provato lo saprà, e quindi alcune volte può portare alla sospensione. E più come seconda battuta, quando c'è intolleranza a questi farmaci, l'anagrelide. E con questo vi ringrazio. Ringraziamo il dottor Farina. Forse se ci fosse una domanda proprio urgente che non relativa a questa relazione, la possiamo fare anche subito. Volevo chiedere, nel momento in cui si fa la biopsia midollare ed esce la parte prefibrotica, cioè sì, si diagnostica trombocitemia essenziale in fase prefibrotica, cioè cosa si fa? Come ci si comporta? Che diagnosca mielofibrosi in fase prefibrotica, quindi ha escluso la trombocitemia essenziale. Siamo nell'ambito della mielofibrosi, poi con la dottoressa Dadda penso andremo più avanti nella valutazione. Si segue più un iter di controllo maggiore, non abbiamo qualcosa necessariamente da dover fare in quel momento, però sapendo che c'è un rischio poi di avere un'evoluzione più chiara della mielofibrosi, a questo punto si tiene un controllo che è un pochino più attento sia dai valori che con le visite. No, trombocitemia invece in fase prefibrotica? No, la diagnosi è... No. La biopsia mi serve per valutare se ho una trombocitemia essenziale oppure se ho una mielofibrosi in fase prefibrotica. Non esiste la trombocitemia essenziale prefibrotica. Significa che siamo in un'altra categoria. Okay. Grazie. Andiamo avanti. Chiamo la dottoressa Valeria Cancelli, che probabilmente conoscerete perché la vedete nell'ambulatorio delle mieloproliferative Buongiorno. Croniche in ematologia. Grazie a tutti, grazie ad AIL per l'invito. Qualcosa di quello che sentirete dalla mia presentazione l'avete già sentito, quindi perdonate le ripetizioni. Il mio compito è quello di parlarvi di policitemia vera.
Ok, quindi abbiamo già introdotto, vado velocemente, sempre parliamo di malattia che fa parte del grande gruppo delle malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negativa. Cosa vuol dire policitemia? Policitemia vuol dire letteralmente tanti globuli rossi, cioè tanti eritrociti che sono le cellule del nostro sangue che si occupano di trasportare l'ossigeno. È una malattia cronica, come abbiamo già detto, una malattia che può presentarsi con una eccessiva produzione di globuli rossi, ma non solo. Queste forme a volte sono forme che si presentano con un'unica alterazione e quindi magari più facili da intercettare, oppure con produzioni anche aumentate di globuli bianchi e piastrine. Perché la chiamiamo vera? La chiamiamo vera per distinguerla da altre forme, perché esistono anche degli incrementi dei globuli rossi che non sono determinati da una malattia neoplastica, quindi da una malattia del cellula staminale, ma da forme secondarie. E quindi poi vedremo negli esami che prescriviamo a un paziente che si presenta a noi con un incremento dei globuli rossi, ci sono sempre degli esami volti ad escludere delle cause secondarie. Pazienti forti fumatori o pazienti che hanno patologie polmonari croniche spesso si presentano con un incremento dei globuli rossi perché è un meccanismo compensativo, poi lo vedremo. Quanto è frequente l'incidenza di questa patologia? Anche qui, come vi faceva vedere il dottor Farina, una malattia che noi definiamo magari non frequente come altre patologie croniche, ma l'incidenza è tra il 2.3 e 2.8 per 100.000 persone all'anno. Se pensiamo a quanto vasta, ad esempio, anche solo la provincia di Brescia, vediamo che i numeri, come ci diceva la dottoressa Tucci, non sono trascurabili. È un pochino più frequente nel sesso maschile e ha un'età mediana alla diagnosi di 62 anni, quindi un'età un pochino più avanzata e però non trascurabile. C'è una quota di pazienti, anche se piccola, che ha meno di 40 anni. Non torno sul discorso della familiarità perché è già stato ampiamente sviscerato prima. È una malattia cronica, quindi ha un decorso lento, ha un decorso che va tenuto sotto controllo e poi vedremo come. Vi hanno già parlato dei meccanismi con cui si instaura questo tipo di patologia. Quello che secondo me è fondamentale è che il nostro corpo è un organismo molto complesso e anche la produzione dei globuli rossi è finemente regolata. E in questo caso da che cosa? Da un ormone che viene prodotto dal rene, che si chiama eritropoietina, tramite un meccanismo che noi definiamo di feedback negativo di autoregolazione. Quindi se si riduce il livello di ossigeno nel nostro corpo, il nostro corpo reagisce producendo più eritropoietina. Questo meccanismo nella policitemia vera è completamente alterato, quindi la produzione dei globuli rossi avviene anche senza questo ormone. Noi lo doseremo nel sangue, questo ormone, e lo troveremo soppresso. Perché? Perché a seguito della presenza delle mutazioni di cui vi ha parlato prima anche la mia collega, la dottoressa Bernardi, questi globuli rossi crescono, maturano, non muoiono, anche senza il controllo dell'eritropoietina. Quindi è un meccanismo che si è completamente perso. Come si presenta una malattia di questo tipo? Molto spesso i pazienti arrivano a noi per caso. Pazienti che eseguono un check-up periodico, pazienti che fanno esami per la medicina del lavoro, per la medicina preventiva, trovano un valore di globuli rossi molto alti, ma non presentano alcuna sintomatologia. C'è una quota di pazienti, intorno al 30-40% dei casi, invece, che ha una serie di sintomi, che poi vedremo, che possono essere un campanello d'allarme, un qualcosa che ci dice facciamo degli esami specifici perché questi sintomi possono far pensare a una patologia di questo tipo. È piccola ma non trascurabile anche la quota di pazienti che invece si presenta come un evento trombotico. Ve ne ha già parlato il dottor Farina, anche nella policitemia vera le complicanze trombotiche vascolari sono molto importanti ed è uno degli obiettivi della nostra terapia proprio quello di ridurre quanto più possibile il rischio che nel follow-up, nel lungo decorso di questa patologia, vi siano degli eventi di questo tipo. Quali sono i sintomi? Sintomi che a volte possono essere sovrapponibili a quelli della trombocitemia essenziale. Direi che l'astenia, cioè questa sensazione di stanchezza, di inattività, è presente anche nella policitemia vera.
L'incremento dei globuli rossi a volte si manifesta in maniera caratteristica con un rossore al volto, un'iperemia degli occhi, della congiuntiva, una sensazione di calore. Anche qui sono presenti i disturbi del microcircolo, della circolazione, quindi la cefalea, le vertigini, i disturbi della vista come dei lampi o degli offuscamenti, i disturbi dell'udito, i disturbi sulla sensibilità nelle mani, nei piedi, sono dei sintomi che i pazienti ci riferiscono. Ed è caratteristico di questa patologia il prurito soprattutto dopo un bagno, una doccia calda. È un sintomo legato sempre a un disturbo del microcircolo che è caratteristicamente presente e che noi possiamo con i farmaci che poi vedremo anche andare a mitigare. Ci sono poi dei sintomi che definiamo costituzionali, cioè dei sintomi che non dipendono da un'alterazione della circolazione, ma che sono legati proprio alla presenza stessa della malattia. La febbre, una febbricola che non sia dovuta a delle infezioni che spesso magari è presente la sera, poi va a scomparire da sola, delle sudorazioni che definiamo patologiche perché non legati magari alle alte temperature, ma anche presente ad esempio nella stagione invernale, che il paziente riferisce come molto invalidanti, e un calo del peso, oppure anche in questi casi dei sintomi secondari all'espansione della milza, quindi un senso di ingombro a livello addominale, una difficoltà digestiva, una sensazione di ripienezza precoce o delle alterazioni intestinali. Quali sono le complicanze che noi dobbiamo andare a mitigare con la terapia? Sicuramente nella policitemia vera le complicanze trombotiche sono quelle che devono essere a tutti i costi evitati, quindi se non presenti all'esordio, e ricordo solo una piccola percentuale di pazienti è presente all'esordio, dobbiamo cercare di evitare che insorgano durante il decorso della malattia. Si tratta di trombosi che nella maggior parte dei casi interessano i piccoli vasi, quindi possono essere delle trombosi o delle tromboflebiti, più raramente delle trombosi maggiori, possono però interessare qualsiasi organo e quindi il paziente deve essere educato nel riconoscere l'eventuale presenza di una trombosi, ad esempio un arto caldo, dolente, una cefalea improvvisa che non fa parte della sua storia, vanno sicuramente studiati in maniera molto rapida. Possono colpire il versante arterioso, quindi a livello dei vasi arteriosi, ma anche dei vasi venosi e molto più rari, anche in questo caso come nella trombocitemia, invece le complicanze emorragiche. Quindi quando un paziente si presenta a noi magari ha già fatto un emocromo ovviamente, perché il motivo di accesso di solito è l'emocromo, perché in una struttura specialistica di solito non arriva il paziente per i sintomi, ma arriva dopo già aver eseguito, quindi spesso sono i medici di medicina generale che ci inviano i pazienti dopo aver riscontrato queste alterazioni. Sicuramente l'emocromo va ripetuto a conferma di questo dato, quindi di incremento dei globuli rossi, di incremento dell'ematocrito. Eseguiamo un piccolo prelievo al paziente per fare uno striscio del suo sangue periferico, quindi vedere queste cellule al microscopio ottico. E poi quella che è il nostro iter diagnostico deve essere volto a distinguere le forme, come dicevo, primitive, quindi la vera policitemia, dalle forme secondarie. E vi assicuro che questo è per noi pane quotidiano, nel senso che come avere le piastrine alte non vuol dire avere la trombocitemia, avere l'ematocrito e i globuli rossi alti non vuol dire avere una policitemia. Perché esistono tutta una serie di patologie di competenza spesso internistica, nefrologica o soprattutto pneumologica che si presentano con un incremento dei globuli rossi. Quindi noi andremo a fare un'analisi di quella che è la saturazione nel sangue di questi pazienti, un esame per identificare il profilo del bilancio marziale, quindi per vedere quali sono i depositi di ferro di questo paziente, dei test di funzione renale, epatica e il dosaggio dell'eritropoietina sierica, perché questo ormone che noi fisiologicamente produciamo, se nell'analisi che facciamo è molto molto elevato, rende poco probabile che ci sia una policitemia vera, ma molto più frequente che ci sia una forma secondaria e quindi una patologia non neoplastica. Sempre per andare a distinguere queste due forme faremo anche degli esami strumentali, quindi un'ecografia dell'addome, una lastra del torace, e se
abbiamo un sospetto che ci sia più una forma di tipo secondario, andremo a fare anche degli studi in collaborazione con i pneumologi per studiare ad esempio i test di funzionalità polmonare, la polisonnografia, perché molto spesso un incremento dell'ematocrito può essere legato ad esempio a una bronchite cronica ostruttiva, a forte abitudine al fumo. Se invece il nostro sospetto si orienta più verso una forma primitiva, come vi hanno già illustrato, quindi vado molto velocemente, faremo i test diagnostici specifici, quindi test molecolari, la biopsia ossea. Anche qui, come per la trombocitemia essenziale, abbiamo dei criteri che ci aiutano e che ci guidano nella diagnosi. Abbiamo dei criteri legati ai valori, quindi il valore di emoglobina e il valore di ematocrito, dei criteri midollari. Il midollo in queste malattie si presenta come un midollo ipercellulato, vuol dire tantissime cellule, con una proliferazione che avete sentito è legata proprio a questa perdita completa di uno stimolo di autoregolazione e la presenza delle mutazioni. Un criterio minore anche qui è il valore dell'eritropoietina serica, che deve essere inferiore al minimo dell'intervallo di riferimento. La diagnosi la facciamo se abbiamo tutti i primi tre criteri oppure se abbiamo i primi due criteri maggiori e il criterio minore. Abbiamo fatto la diagnosi, quindi abbiamo una diagnosi di policitemia vera. Che cosa dobbiamo fare? Allora, anche in questo caso dobbiamo approcciare il paziente dal punto di vista globale, quindi non seguirlo solo dal versante ematologico, ma del controllo dei fattori di rischio cardiovascolari. Quindi dobbiamo andare a mitigare tutti quei fattori di rischio che possono essere modificabili. Se diamo per assunto che il paziente con una policitemia vera ha un rischio trombotico aumentato, e quello non lo possiamo ridurre del tutto perché fa parte della sua patologia, dobbiamo andare invece a ridurre i fattori di rischio modificabili, quindi l'abitudine al fumo, il controllo della pressione arteriosa, il controllo delle dislipidemie, quindi del colesterolo, dei trigliceridi, il controllo del peso corporeo, il controllo della glicemia. La profilassi, la terapia antiaggregante è un cardine di questa patologia, proprio per ridurre il rischio di sviluppare delle trombosi nel corso dei controlli, degli anni in cui questo paziente si presenterà a noi. E ultimo, ma direi la cosa più importante, il controllo dell'ematocrito, quindi dei controlli periodici degli esami, in particolare dell'emocromo, per mantenere questo valore dell'ematocrito al di sotto di questa soglia che ormai è abbastanza riconosciuta come una soglia di sicurezza nel ridurre i fattori, il rischio cardiovascolare trombotico di questo paziente. E come otteniamo questo valore? Attraverso dei salassi, quindi se ci sono pazienti che frequentano i nostri ambulatori sanno che la procedura del salasso è una procedura ambulatoriale che facciamo proprio per ridurre questa eccessiva presenza di globuli rossi. Di fatto è come eseguire una donazione di sangue, ma la sacca poi viene eliminata, e una terapia per ridurre questi valori. Sulla base di che cosa scegliamo se trattare un paziente solo con i salassi o anche aggiungere una terapia? Anche qui, come già per la policitemia, per la trombocitemia essenziale, dividiamo in pazienti in due grosse categorie, due categorie di rischio di avere delle complicanze vascolari. Pazienti, anche qui, di età superiore a 60 anni, che hanno avuto o che hanno avuto una storia precedente di trombosi, hanno un rischio vascolare alto, quindi dobbiamo utilizzare tutti e tre i nostri cardini, la terapia antiaggregante, che sia la cardiospirina o un altro farmaco se il paziente è intollerante alla cardiospirina, la terapia citoriduttiva, poi vediamo cosa, e eventualmente se con la terapia citoriduttiva non riusciamo comunque ad arrivare a quel cutoff del 45%, cioè quel valore di ematocrito, anche con i salassi. Invece i pazienti più giovani, pazienti sotto i 60 anni, che non hanno avuto storie precedenti di ischemie, di trombosi, generalmente li trattiamo con una profilassi antiaggregante e i salassi per mantenere il valore di ematocrito sotto il 45%. Che cosa abbiamo come terapie disponibili? L'oncocarbide, cioè l'idrossiurea, di cui vi ha già parlato il dottor Farina, una terapia orale che conosciamo molto bene e generalmente tollerata bene,
Sottolineo però che gli effetti collaterali sono pochi, riguardano soprattutto una tossicità sulla cute, quindi il paziente va edotto anche del fatto che se sviluppa una tossicità tipicamente delle ulcere sulla cute deve rivolgersi a noi, perché è un motivo di eventualmente cambio della terapia. Possono a volte insorgere delle afte al cavo orale, anche questo è un indice per noi di magari un'intolleranza che ci può spingere a cambiare terapia, e poi i valori del sangue vanno controllati. Quindi iniziare una terapia non vuol dire controllare gli esami una volta all'anno, ma fare dei controlli periodici, perché dobbiamo sì ridurre i globuli rossi, ma non dobbiamo ridurre troppo i globuli bianchi, le piastrine. Abbiamo poi da qualche tempo delle terapie che noi definiamo di seconda linea, ma in realtà sono terapie molto molto importanti. Seconda linea perché è quello che possiamo prescrivere come secondo tipo di terapia in un paziente intollerante o per cui non c'è un'efficacia con l'oncocarbide, che sono i ruxolitinib, di cui poi sentirete parlare anche abbondantemente nella presentazione sulla mielofibrosi, che è un farmaco target, quindi un farmaco che va ad agire su quella mutazione che abbiamo sentito prima, che si chiama JAK2, è una terapia orale ed è una terapia molto efficace in quei pazienti che si presentano con dei sintomi di accompagnamento, soprattutto il prurito, le sudorazioni o una splenomegalia, quindi una presenza di una milza molto importante come dimensioni, perché è molto efficace nel ridurre questi sintomi. Anche in questo caso bisogna fare un monitoraggio degli possibili effetti collaterali sul versante infettivo, sul versante delle problematiche cutanee, ma una terapia ben tollerata che proponiamo ai pazienti che non hanno avuto un'efficacia o sono intolleranti a un cocarbide. L'interferone, anche nella policitemia vera, è un farmaco prescrivibile e ha somministrazione sottocutanea, con oggi delle formulazioni a lento rilascio che sono molto ben tollerate. Cosa può succedere nel tempo? L'abbiamo già visto, così come per la trombocitemia, anche per la policitemia vera, la malattia di solito è una malattia cronica che consente una buona qualità di vita, a patto che si controllino molto bene i valori degli esami ematochimici e i fattori di rischio cardiovascolari. Il messaggio conclusivo è che nei pazienti affetti da policitemia vera la qualità di vita è buona, la malattia ha un decorso cronico molto molto lento e progressivo negli anni, ma i controlli devono essere fatti in maniera adeguata, sia i controlli strumentali che vi indichiamo, gli esami ematochimici e ovviamente le visite ambulatoriali. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la dottoressa Cancelli, io procederei chiamando la dottoressa Mariella Dadda, che condivide l'ambulatorio in ematologia con la dottoressa Cancelli, ci parlerà di mielofibrosi idiopatica, quindi l'ultima delle tre patologie di cui parliamo nella giornata. Devo passare. Buongiorno a tutti, ringrazio AIL Nazionale e di Brescia per l'invito, è un piacere, davvero un onore per me essere qua questa mattina e parto, vediamo se... Ok. Mielofibrosi. La mielofibrosi, abbiamo visto, è la terza delle malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negative e può essere primaria o può essere secondaria. Cosa vuol dire? Come abbiamo già sentito, che può nascere come malattia così, oppure può venire da un'evoluzione di una precedente malattia mieloproliferativa cronica, che può essere sia la policitemia vera che la trombocitemia essenziale. Come facciamo ad arrivare alla diagnosi di mielofibrosi? Abbiamo dei criteri definiti, precisi, definiti dalla comunità scientifica e uguali in tutto il mondo. Non ve li sto ad elencare perché vi annoierei e basta. Dico solo che per porre diagnosi di mielofibrosi è essenziale la valutazione midollare comprensiva della biopsia ossea.
tutte le persone con mielofibrosi hanno le stesse manifestazioni cliniche? Assolutamente no. E questo deriva dal fatto che la mielofibrosi è una malattia biologicamente complessa. Abbiamo sentito parlare prima di geni, di molti geni che possono essere alterati, e tra tutte e tre queste malattie che abbiamo visto, direi che forse la mielofibrosi è quella in cui più geni sono coinvolti, e proprio la complessità biologica può tradursi in una eterogeneità delle manifestazioni cliniche. Ma proprio per questo è importante inquadrare in modo completo e corretto una persona che ha una mielofibrosi. Ma come facciamo a inquadrarla in modo corretto e completo? Quali elementi utilizziamo? Partiamo dalla visita medica, perché in era digitale direi che è ancora un elemento fondamentale. È una visita medica generale con particolare attenzione a quelle che sono le dimensioni di fegato e di milza, perché come abbiamo già sentito la milza è spesso ingrandita nella mielofibrosi e anche il fegato a volte è ingrandito. Secondo elemento che noi utilizziamo per inquadrare correttamente una persona con mielofibrosi è il punto di vista della persona, cioè come si sente, ha dei disturbi, cioè dei sintomi. Spesso noi chiediamo informazioni su questo elenco di 10 quesiti, di 10 variabili, chiamiamole così, e questo lo facciamo per cercare di essere il più obiettivi possibili nel definire l'entità dei disturbi che una persona con mielofibrosi ha. Terzo elemento che utilizziamo per inquadrare una mielofibrosi, una persona con una mielofibrosi, sono le indagini di laboratorio in senso ampio. Quindi mi riferisco ai valori dell'emocromo, quindi c'è un'anemia, non c'è, i globuli bianchi sono alti, sono bassi, le piastrine sono alte, sono basse. Dobbiamo poi porre attenzione al fatto che ci siano meno delle cellule immature in circolo nel sangue periferico. Abbiamo già sentito parlare di analisi dei cromosomi, questo lo facciamo su sangue midollare. Se le troviamo alterate non vuol dire che una persona, cioè se troviamo dei cromosomi alterati non vuol dire che una persona è nata così, ma vuol dire che le alterazioni vengono dalla mielofibrosi. Essenziale è, come ho già detto, la biopsia ossea e in particolare, ma non solo, il grado di fibrosi midollare, cioè di cicatrice, la chiamavamo prima, e ulteriore aspetto importante che viene dal laboratorio sono le cosiddette analisi geniche. Ne abbiamo già sentito parlare dalla dottoressa Bernardi di questo cosiddetto NGS. E quarto elemento che utilizziamo per inquadramento corretto sono l'aiuto che ci danno gli esami radiologici, in particolare l'ecografia dell'addome normalmente è sufficiente per valutare in modo completo la milza e il fegato, in casi molto più rari ricorriamo all'attacco alla risonanza. Tutti questi elementi che vi ho descritto finora e che troviamo nella colonna a sinistra gialla vengono direi convogliati, sintetizzati in quelli che sono gli score prognostici che vediamo elencati nella colonna verde in mezzo. Sono sigle, ma ognuna di queste sigle sintetizza appunto tutti gli aspetti che abbiamo visto finora e ci restituisce un'immagine di una mielofibrosi in quella per determinata persona, mielofibrosi con un basso rischio o una mielofibrosi non a basso rischio. Ma a rischio di cosa? A rischio di dare alla persona, in futuro più o meno in là, problemi di vario tipo, ma problemi che possono tradursi in una influenza addirittura nell'aspettativa di vita. Questi score prognostici alla fine quindi ci servono per avere un'idea del fatto che una malattia sarà più o meno tranquilla, ci aiutano a scegliere in ogni momento la terapia migliore per ogni singola persona con una mielofibrosi e direi che rappresentano una sorta di alfabeto per un linguaggio comune per gli operatori sanitari. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una persona con una mielofibrosi, per esempio definita a basso rischio,
che sia questa persona a Brescia, Milano, a Roma, a Palermo, avrà una proposta terapeutica generalmente assolutamente paragonabile, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a patto che ci sia un sistema sanitario che supporti la scelta migliore in quel momento. Noi ce l'abbiamo, vedevamo prima, speriamo che continui così. Terapia di una persona con una mielofibrosi non può che essere personalizzata visto l'eterogeneità di questa malattia e la terapia deve trovare una sintesi, cioè deve raccogliere le esigenze di quella che è la persona interessata, che vuol dire deve soddisfare le esigenze, le aspettative, la volontà, deve rispettare e deve andare d'accordo con le altre malattie che una persona può avere e deve rispondere a quelle che sono le necessità della mielofibrosi in quel determinato momento. Ho sintetizzato tre quadri clinici che necessitano di terapie molto diverse tra di loro. Il primo in verde è quello di persone con mielofibrosi in cui la malattia dà pochi sintomi, la milza è poco ingrandita, normalmente sono persone con una malattia a basso rischio e molte di queste persone non hanno bisogno di nessuna terapia ma solo di controlli. Ci sono tra queste persone che hanno bisogno di contenere un aumento dei globuli bianchi e delle piastrine, cioè una malattia che in genere prolifera, e il farmaco generalmente utilizzato è l'idrossiura, vecchio farmaco ma sempre un ottimo farmaco. Ovviamente se ci sono terapie nell'ambito di studi clinici possono essere utilizzate e proposte. Il secondo quadro clinico è quello relativo a persone con mielofibrosi con sintomi importanti, significativi, che impattano sulla vita quotidiana. Spesso la milza è ingrandita, le piastrine sono più di 50.000, questo è il gruppo di persone che solitamente hanno malattie non a basso rischio e in cui i farmaci di scelta sono i cosiddetti JAK inibitori. E quelli che noi possiamo prescrivere tra questo gruppo di farmaci liberamente al di fuori di studi clinici, al giorno d'oggi sono ruxolitinib e fedratinib, sono terapie in compresse molto ben tollerate in genere, molto efficaci sul controllo e sul miglioramento dei disturbi, efficaci nella maggior parte delle persone nella riduzione delle milze grosse, delle dimensioni della milza. Il terzo quadro clinico è quello di persone in cui la malattia, la mielofibrosi, si manifesta con un'anemia significativa e per l'anemia possiamo utilizzare alcuni provvedimenti che sono la terapia steroidea, il danazolo, in alcuni casi selezionati l'eritropoietina, ovviamente sempre quando ce n'è bisogno la trasfusione di emazze concentrate e terapie nell'ambito di studi clinici se ne abbiamo disponibili. Ovviamente, soprattutto per il primo e secondo riquadro, le esigenze possono coesistere in una stessa persona, quindi spesso noi abbiamo a che fare con persone che hanno bisogno di assumere terapia ruxolitinib, fedratinib, JAK inibitori, ma anche terapie per l'anemia. Ma detto questo, in qualsiasi momento della storia clinica di una persona con mielofibrosi che abbia un'età, diciamo, al di sotto o intorno ai 70 anni, noi che ci occupiamo di queste persone dobbiamo porci il problema se in quel momento la situazione clinica necessita di un pensiero, di una considerazione riguardo al trapianto di midollo. E a questo proposito poi ci illuminerà il dottor Polverelli. Il futuro della mielofibrosi sarà sicuramente un futuro in cui avremo molti farmaci a disposizione, alcuni sono già utilizzabili con studi clinici, altri arriveranno liberamente prescrivibili a breve, altri sono in studio, ma quello che ci tengo a dire è che il futuro della terapia con di persone con mielofibrosi sarà quello di associazioni di terapie. Questo perché agiremo su più bersagli cercando di essere più efficaci. Una persona che ha una mielofibrosi come deve fare i controlli? Dipende dalla persona,
dipende dalle caratteristiche della mielofibrosi, dipende dalla terapia, quindi la frequenza degli esami, delle visite, dei controlli radiologici va personalizzata. La valutazione midollare, che è, diciamo, tassativa nel momento della diagnosi, non viene routinariamente ripetuto durante la storia clinica, a meno che ci sia una necessità di chiarire qualche particolare aspetto o sia indispensabile per indirizzare la terapia. Sono indicate le vaccinazioni in persone con mielofibrosi? Assolutamente sì, questo perché la mielofibrosi è una malattia che di per sé predispone ad avere più infezioni rispetto a una persona che non ha una mielofibrosi e spesso queste infezioni hanno un decorso più impegnativo. Quindi assolutamente indicata la vaccinazione Covid e anti-influenzale, assolutamente indicata la vaccinazione anti-herpes zoster, soprattutto per chi fa terapia con JAK inibitori, e caldamente consigliata la vaccinazione anti-pneumococco. Grazie a tutti, e tutte le domande sono ben accette. Grazie alla dottoressa Dadda. Abbiamo visto un elenco veramente di tanti farmaci che sono oggi in studio e questo è confortante. Anche in associazione, hai detto, in futuro l'associazione di più farmaci potrà sicuramente portare dei benefici. Il trapianto rimane comunque all'interno di questa patologia una terapia che può portare alla guarigione. Abbiamo sentito oggi anche un'esperienza molto confortante però con tutti i rischi di cui abbiamo anche già parlato. Quindi è estremamente delicata la scelta, questo tipo di scelte. Direi che in questo ambito di questa patologia uno delle scelte che sono più sofferte, ed è molto importante quindi avere in mano tutti gli strumenti e valutare la situazione personalmente, cioè paziente per paziente, perché ci sono tanti elementi. Chiamo il dottor Polverelli, che quindi ci parlerà di questo aspetto molto importante. Dottor Polverelli del Centro Trapianti di Midollo. Grazie Alessandra, grazie agli organizzatori per questo invito e grazie soprattutto ai pazienti che, come abbiamo detto, sono un po' la nostra guida e guidano non solo la nostra pratica clinica quotidiana, ma anche sono l'obiettivo, il fulcro della nostra ricerca scientifica. Rispondiamo subito a questa domanda che è già... Pazienza. Tengo così? Va bene uguale. Sì. Ok. E partiamo subito rispondendo a questa domanda a cui è già stato risposto: perché mi state proponendo il trapianto una mielofibrosi? Perché il trapianto è l'unica strategia ad oggi che è potenzialmente in grado di eradicare questa malattia. Però dall'altro lato il trapianto non è una procedura così semplice che può essere proposta a tutti senza valutare altri aspetti, e quindi dobbiamo soppesare bene i pro e i contro di questa scelta. Innanzitutto, che cos'è il trapianto? Il trapianto si basa sostanzialmente sulla sostituzione delle cellule staminali del paziente e del sistema immunitario del paziente tramite una chemioterapia condizionamento, e a seguito della quale poi vengono infuse delle cellule staminali prelevate da un donatore familiare o da registro, per poi che portano poi alla ricostituzione di un sistema immunitario, di un sistema emopoietico completamente nuovo. Chi consideriamo per il trapianto? Ovviamente abbiamo detto prima, la dottoressa Dadda ci ha spiegato bene, il paziente a basso rischio è un paziente per il quale tutto sommato non dobbiamo fare avere grandi provvedimenti, però noi possiamo sfruttare tutta questa serie di strumenti prognostici che ci danno una guida, che ci possono consigliare su quello che può essere l'atteggiamento da seguire nello specifico paziente. E vedete bene che sulla base di numerose caratteristiche che possono essere sia cliniche, cioè dati di laboratorio, dati anagrafici, che anche molecolari, quindi la presenza di alcune mutazioni, tra cui quella della mutazione del JAK2 oppure delle mutazioni che vi ha mostrato prima la dottoressa Bernardi, ci possono guidare e possono sottolineare quelli che sono i pazienti che presentano
un maggior rischio di incorrere in delle complicanze legate alla malattia. Sempre tenendo bene a mente, questo lo sottolineo molto e lo stresso in maniera importante, che questi dati che fanno parte di statistiche vanno bene quando noi facciamo studi che coinvolgono tanti pazienti, migliaia di pazienti, ma sul singolo individuo hanno scarso ruolo. Servono a noi come professionisti per cercare di inquadrare la persona che abbiamo davanti e darci un po' un suggerimento su quella che può essere la previsione a medio-lungo termine. E sull'efficacia del trapianto sono numerosi gli studi che documentano che, come dicevo prima, il paziente basso rischio è un paziente per il quale non dobbiamo proporre il trapianto, almeno in prima battuta, ma possiamo serenamente seguirlo nel tempo e osservare l'evoluzione della sua storia clinica. E in effetti, se in questo grande studio, che ha coinvolto oltre 1000 pazienti trapiantati in America, si evince chiaramente che il paziente che viene sottoposto a trapianto in una condizione di basso rischio abbia un decorso peggiore rispetto al paziente che non viene sottoposto al trapianto. Converso, il paziente a rischio intermedio 2 o alto presenta con il trapianto un'aspettativa a lungo termine significativamente migliore rispetto a quello che non fa il trapianto, e consideriamo pure che qui ci sono pazienti guariti. Un caso intermedio appunto è quello del rischio intermedio 1. Rischio intermedio 1 in cui, a fronte di una mortalità purtroppo che è legata alla procedura trapiantologica, che non è purtroppo non trascurabile, che occorre soprattutto nel primo anno dopo la procedura trapiantologica, anche qui il trapianto sembra raggiungere una sorta di stabilità e nel lungo termine anche il paziente a rischio intermedio 1, però passati parecchi anni, potrebbe avere un vantaggio a fare il trapianto rispetto a non fare il trapianto. Però non ci dobbiamo basare solo sulla patologia, perché noi non stiamo curando una patologia, noi stiamo curando un paziente, una persona. E quando consideriamo la persona non possiamo basarci solo sulla malattia, e vedete bene qual è le complicazioni che noi, tutte le variabili che noi dobbiamo considerare quando poi proponiamo effettivamente il trapianto alla persona che abbiamo davanti, perché accanto certamente allo stato di malattia dobbiamo valutare la dimensione della milza, dobbiamo valutare aspetti legati al trapianto, tra cui la scelta del donatore, la scelta del condizionamento, ma soprattutto valutare quelli che sono i fattori di fitness, di resistenza del soggetto, che hanno varie aree di importanza: la performance, la presenza di patologie coesistenti, la presenza di sindromi geriatriche, la situazione ambientale che circonda il paziente, la necessità di un supporto psicologico o nutrizionale, e tutte queste valutazioni concorrono insieme per portare poi all'effettiva indicazione alla procedura trapiantologica. Quindi non si può basare sulla semplice valutazione dei fattori di rischio. Uno strumento che è stato sviluppato nel corso degli ultimi anni, che ci può aiutare, seppure in maniera molto semplicistica, se vogliamo, è questo. Si chiama MTSS, viene applicato nei pazienti che potrebbero avere un'indicazione trapiantologica per rischio di patologia, e include variabili che sono legate al paziente, tra cui la performance e l'età, variabili legate alla malattia, come abbiamo detto prima, e variabili di tipo trapiantologico. Attenzione che questo score ha molti limiti, tra cui il fatto che non vengono considerati donatori aploidentici, cioè donatori uguali a metà, non completamente compatibili, che oggi sono una realtà nel contesto trapiantologico, non tiene conto dei nuovi farmaci, non tiene conto delle comorbidità, però è uno strumento che ci può servire ad aiutare nel processo decisionale. E possiamo vedere che pazienti che presentano un rischio trapiantologico tutto sommato limitato attorno al 10-20%, ecco, questi sono i pazienti ideali a cui possiamo proporre il trapianto. E un aspetto che invece vorrei sottolineare in questa presentazione è il discorso dell'età. Il discorso dell'età che spesso emerge in sede di discussione, soprattutto in questo tipo di eventi, o anche su internet si legge una domanda molto frequente, dice: ma fino a che età posso fare io il trapianto? Allora, io parto da un concetto:
parto dal concetto di quella che è l'aspettativa di vita di un soggetto di età adulto anziana. E se con questi sono i dati dell'Eurostat del periodo 80-2021, che includono anche purtroppo la pandemia del Covid, e ci sottolineano che il soggetto in Europa che compie 65 anni di età ha di fronte a sé un'aspettativa di vita mediana di quasi 20 anni. Quindi una persona che compie 65 anni può ambire a arrivare tranquillamente, o comunque si spera, fino a 85 anni. E noi, tra tutte le nazioni europee, siamo tra quelle che per fortuna ha più aspettativa di vita. E quindi perché negare a un soggetto che ha anche oltre 65 anni una strategia potenzialmente curativa? Va soppesata, ma la possiamo considerare. E in effetti il ruolo del trapianto nei pazienti affetti da mielosclerosi sopra i 65 anni è una questione che può essere affrontata, e questo studio spagnolo che ha confrontato l'esito del trapianto rispetto al non trapianto in soggetti con sopra i 65 anni di età ci ha sottolineato che l'età, ancora una volta, non è un fattore di rischio per l'esito del trapianto, e che il trapianto funziona meglio nel lungo termine rispetto al non trapianto, ovviamente a patto che siano rispettati tutti quei criteri di selezione di cui vi ho parlato prima. È ovvio, non tutti purtroppo potranno essere sottoposti a trapianto, ma se noi effettuiamo una buona selezione, cerchiamo di capire i bisogni del paziente, possiamo offrire questa strategia anche a soggetti in età che magari può essere considerata anziana. E quindi tutte queste informazioni sono state molto recentemente recepite dalla comunità scientifica, che si è riunita e ha dato delle nuove indicazioni al trapianto, che sono indicazioni che sono appena state pubblicate sulla più prestigiosa rivista ematologica presente, che è Lancet Hematology, che vanno a aggiornare le precedenti raccomandazioni pubblicate nel 2015, e che vi segno alcuni dati secondo me molto importanti. Integrano rispetto alle precedenti il fatto di aver aggiunto degli strumenti prognostici che a quel tempo non c'erano, tra cui l'abbiamo visti prima con la dottoressa Dada, il MIPS-70 eccetera, il MySec eccetera, e l'MTSS di cui vi parlavo prima. Ma un altro aspetto molto importante, e che mi preme sottolineare in questa sede, è che considera il criterio anagrafico, che prima era incluso nelle raccomandazioni, come una cosa a parte. Viene escluso il criterio anagrafico, è escluso, cioè viene messo a parte, e viene detto che anche i pazienti con età superiore ai 70 anni possono essere sottoposti a trapianto, ma bilanciando bene le caratteristiche di malattia, quelle del paziente e le preferenze della persona davanti, perché non tutti noi abbiamo gli stessi obiettivi di cura, e questo è un aspetto molto importante quando parliamo di trapianto, soprattutto in una categoria di pazienti adulti e anziani. Quindi non siamo tutti uguali, dobbiamo rispettare anche le preferenze di ciascuno di noi. Va bene, abbiamo identificato il paziente che può avere indicazione al trapianto, abbiamo stabilito che è un paziente idoneo a fare la procedura trapiantologica, ma ora dobbiamo poi nell'organizzazione procedere verso questa strada, e allora dobbiamo identificare un donatore. Donatore, la cosa più semplice è andare a cercare un donatore all'interno della famiglia. Allora, se noi abbiamo il paziente in questo caso, andremo a cercare tra i fratelli. Perché tra i fratelli? Perché noi ereditiamo dal padre e dalla madre i vari alleli che ci condizionano la compatibilità per la procedura trapiantologica. Ovviamente noi cercheremo un donatore che sia il più compatibile possibile, e i fratelli hanno il 25% di probabilità, questa è una cosa statistica, prendetela un po' così, di probabilità di avere un assetto genetico esattamente non proprio identico, ma molto simile a quello del paziente. Poi avremo il 50%, scusate, di probabilità di avere un donatore familiare compatibile al 50%, e ovviamente tutti i genitori e tutti i figli saranno al 50% compatibili, e poi avremo anche purtroppo la possibilità che il nostro fratello e la nostra sorella possano essere completamente non compatibili con noi, e quindi non adatti alla donazione. Se così fosse, però, per fortuna abbiamo la possibilità di ricorrere alla banca internazionale.
e nella Banca Internazionale sono presenti e registrati oltre 40 milioni di soggetti sani che potenzialmente hanno donato, hanno la volontà di donare le loro cellule staminali a fini di trapianto. E la compatibilità tra un soggetto estraneo, questa è una cosa che viene chiesta spesso in ambulatorio, e il paziente, la probabilità che i due soggetti siano compatibili è dell'ordine dell'1 su 100.000. Quindi quando la cugina, la zia, il moroso chiede posso io donare per il mio parente affetto da una malattia, la risposta è si può registrare se hai criteri anagrafici per potersi registrare alla banca del registro, non ha molto senso andarsi a tipizzare perché la probabilità tutto sommato è molto scarsa, però all'interno di 41 milioni di donatori, di potenziali donatori, molto spesso si trova un donatore. Per fortuna noi europei abbiamo la possibilità di trovare un donatore compatibile se c'è necessità di fare il trapianto in più del 75% dei casi. Quindi se si vuole fare il trapianto, per fortuna la maggior parte dei pazienti può avere una fonte di cellule staminali. Abbiamo identificato il donatore e dobbiamo andare a raccogliere le cellule staminali, e quando magari il donatore è rappresentato dal fratello o peggio dal figlio, qualche volta c'è qualche remora e questo vi vorrei tranquillizzare, perché la raccolta delle cellule staminali viene preceduta da una serie di esami di idoneità che ci confermano che il donatore può donare e che non corre rischi. E la donazione viene effettuata tramite la raccolta per lo più da sangue periferico, soprattutto nella mielofibrosi, tramite una stimolazione del midollo del donatore con un farmaco che è una sostanza naturale che produciamo tutti, quindi non ha effetti diciamo tossici, che permette l'aumento delle cellule staminali nel sangue periferico, che poi cellule staminali che poi possono essere raccolte tramite una procedura aferetica al centro trasfusionale. Una volta raccolte, queste cellule staminali vengono tenute da parte per il donatore per il paziente, che riceve a questo punto una chemio o radioterapia che viene definita regime di condizionamento, che dura circa una settimana e che serve a condizionare l'ambiente del midollo, serve ad ablare, a distruggere il midollo osseo malato e anche quello sano, e a far sì che si possa creare spazio per l'attecchimento di queste cellule staminali. Quindi lo scopo di questo condizionamento sarà quello di eliminare le cellule anasplastiche, fare spazio ed evitare che il sistema immunitario del paziente possa rigettare, aggredire le cellule che io sto infondendo e andarle a eliminare. A quel punto si può procedere all'infusione delle cellule. E qui parte il viaggio del trapianto, un viaggio lungo che non si esaurisce, ahimè, con l'infusione delle cellule staminali, ma che segue alcune fasi. Una fase di aplasia, che di solito è precoce, diciamo nel primo mese, all'interno della quale si possono riscontrare gli effetti tossici della chemioterapia, la presenza di abbassamento dei valori del sangue perché è dovuta alla chemioterapia, al rischio di infezioni dovute all'abbassamento dei globuli bianchi. Un periodo molto delicato è quello dell'attecchimento, cioè del recupero delle cellule staminali che noi abbiamo infuso, che richiede un pochino di tempo, e questa fase qui precede poi quello che è il periodo precoce, che di solito va dal 30° giorno fino al 100° giorno, scusatemi, dal trapianto. E in questa fase dovremo affrontare ancora altri problemi, che sono il fatto di avere la cosiddetta malattia del trapianto contro l'ospite, o GVHD, che è una complicanza tipica del trapianto, che è dovuta al fatto che il sistema immunitario del donatore, per quanto simile, non sarà mai esattamente identico al nostro. E quindi all'interno del nostro corpo potrebbe in qualche modo creare un attrito, riconoscerci come non esattamente identici e attivare tutte quelle funzioni di difesa immunitaria che in questo contesto non dovrebbero essere attivate, e poi ne parlerò un pochino più nel dettaglio. Gli effetti collaterali possono essere dovuti al fatto che noi dobbiamo utilizzare, proprio per far andare d'accordo il sistema immunitario nuovo e l'individuo, di terapia immunosoppressiva, e questa terapia immunosoppressiva incrementa ulteriormente il rischio di avere delle infezioni virali, e queste infezioni virali poi nel periodo più tardivo possono trasformarsi in infezioni batteriche, il rischio di GVHD cronica, effetti a lungo termine.
Questo per dire che non è una passeggiata, è per questo che non lo stiamo proponendo a tutti il trapianto. Però noi, adottando alcuni presidi fondamentali che ho sottolineato qui, una buona terapia di supporto, l'uso precoce degli antibiotici e le trasfusioni, le profilassi antibatteriche, la terapia immunosoppressiva che serve a limitarci lo sviluppo di malattie del trapianto contro l'ospite, il monitoraggio stretto del paziente e da parte del paziente il riconoscimento precoce delle complicanze e il loro trattamento, poi consente di passare questa fase delicata, che è soprattutto il primo anno post trapianto, e poi di avviare il paziente alla guarigione. E dentro un anno c'è una buona probabilità, sì, sono in ritardo, mi sa, mi dispiace, per il resto abbiamo fatto un po' di discussione prima, per cui cercherò di fare il prima possibile. Entro un anno dal trapianto, una buona fetta di pazienti non riceve più alcuna terapia per il trapianto stesso e si può considerare guarito. Malattia del trapianto contro ospite, l'ho detto, è una condizione funzionale, però la buona riuscita del trapianto dovuta alle cellule staminali e al linfociti T del donatore che aggrediscono l'individuo ricevente, potrebbero aggredire l'individuo ricevente, però aggrediscono anche le cellule della malattia, e questa è l'arma in più del trapianto allogenico, è il riconoscimento immunologico delle cellule della malattia ad opera del sistema immunitario del donatore, e questo sì, fa sì che sia una procedura in grado di guarire la patologia. Noi con la terapia immunosoppressiva dobbiamo solo modulare un pochino come funziona, non dobbiamo eccedere né da una parte né dall'altra, dobbiamo stare un po' nel limbo. E l'utilizzo del trapianto in Europa, a fronte anche dell'avvento dei nuovi farmaci, è aumentato in maniera esponenziale, è aumentato l'età del media dei soggetti sottoposti a trapianto, che oggi coinvolge soggetti sempre più in età avanzata, oltre i 60 anni, grazie ai miglioramenti delle piattaforme in trapianto, alla migliore selezione del donatore, del paziente e alla migliore terapia che abbiamo a disposizione per il controllo delle complicanze. Miglioramenti che sono non solo numerici, ma anche di risultato, per cui adesso la probabilità che il paziente si trovi in un lungo termine in una condizione di guarigione supera anche il 60%, quindi è una strategia che può eradicare la malattia e lo può fare in una buona percentuale di pazienti. E questo è figlio di ricerca. La ricerca scientifica in ambito trapiantologico è esattamente la stessa di quella che segue in ambito non trapiantologico, e per questo mi piace sottolineare in questa sede il fatto che esiste a livello europeo, nel gruppo europeo di trapianto, un gruppo che si riunisce costantemente e attua progetti di ricerca nell'ambito delle malattie mieloproliferative, tra cui la mielofibrosi. E questo studio, in questo momento noi abbiamo in corso 14 studi attivi per il trapianto in pazienti affetti da malattie mieloproliferative croniche. E tra questi studi, questo mi piace sottolinearlo perché è uno studio che abbiamo coordinato noi a Brescia, la stesura di raccomandazioni internazionali che vengono seguite in tutto il mondo per quella che è la gestione della splenomegalia prima del trapianto. E quindi questo consente un'omogeneizzazione della gestione dei pazienti prima del trapianto, almeno per il concetto della gestione della splenomegalia. Ora, questa è la mia ultima diapositiva, così poi possiamo procedere, per dire che sicuramente gli avanzamenti farmaceutici hanno portato un miglioramento dell'aspettativa di vita nel corso degli anni, e questo sicuramente è dovuto al fatto che abbiamo raggiunto, grazie anche a questi eventi, una maggiore consapevolezza della malattia. Abbiamo a disposizione terapie migliori di supporto, abbiamo a disposizione inibitori di JAK, l'abbiamo visto, abbiamo avuto dei miglioramenti netti nella procedura e nella piattaforma trapiantologica. Però non abbiamo finito il nostro lavoro dobbiamo colmare ancora questo gap che manca, e questo avverrà nei prossimi anni certamente tramite lo sviluppo di terapie di combinazione, come vi ha fatto vedere la dottoressa Dadda, ma mediante anche la valutazione multidisciplinare del paziente. Non solo l'ematologo deve valutare questi pazienti, ci sono tante figure professionali, tra cui gli psicologi, i nutrizionisti e anche altri esperti medici che devono considerare questi pazienti. Abbiamo bisogno di studi clinici ben condotti e soprattutto di avere un ascolto attento delle necessità del paziente, perché solo ascoltando i pazienti in ambulatorio riusciamo a capire, a porci la domanda a cui dobbiamo rispondere poi con i nostri studi.
Con questo io vi ringrazio, ringrazio in particolare, colgo l'occasione per ringraziare Brescia che mi ha accolto 8 anni fa e che adesso diciamo devo salutare per la mia nuova avventura all'ospedale San Matteo, e sono certo che nei prossimi anni la nostra collaborazione proseguirà in maniera molto proficua come è stata in questi anni. Grazie. Grazie anche a te Nicola e tanti auguri per la tua nuova avventura. Sì, siamo in ritardo e dobbiamo procedere rapidamente anche perché ci sono parecchi pazienti online che aspettano che inizi la parte di domande e risposte, dobbiamo lasciare spazio anche a loro. Quindi abbiamo terminato la parte più prettamente clinica e quindi chiamo adesso le psicologhe, le dottoresse Elsa Cavagna e Silvia Copeta, che anche grazie ad AIL possono condurre questa loro hanno questo importantissimo ruolo all'interno dell'ospedale. Buongiorno a tutti. Sì, in questa giornata di approfondimento sulle malattie croniche mieloproliferative, AIL ha voluto portare l'attenzione anche a quelli che sono gli aspetti psichici, emotivi e psicologici dei nostri pazienti. Ci piace pensare che questo sia un po' un segnale che vogliamo lanciare un po' a tutti quanti, con l'idea di poter impostare un approccio che sia non solo multidisciplinare, ma anche integrato, dove tutti i professionisti che collaborano insieme possano comunicare bene per mettere davvero al centro quelli che sono i numerosi bisogni dei nostri pazienti. Stamattina noi abbiamo ricevuto tantissime informazioni molto complesse ed è chiaro che tutte queste informazioni scatenano in ciascuno di noi, soprattutto quando ci troviamo a vestire i panni del paziente, tutta una serie di emozioni molto intense, molto forti. E lo stimolo che oggi noi siamo invitati a, come dire, condividere insieme a voi è legato un po' a questo titolo. I medici mi dicono che devo convivere con questa malattia. I medici mi dicono che posso guarire da questa malattia. È chiaro che questo ha un significato importante, entrambe queste informazioni hanno un significato estremamente importante. E come posso affrontare le emozioni e trovare dei nuovi equilibri? Ecco, noi stamattina non abbiamo la pretesa di dare in 15 minuti una risposta ad una domanda così complessa. Ci piace però pensare che la nostra presenza qui voglia dire c'è spazio anche per questo. Oltre tutte queste informazioni, oltre la cura prettamente medica, clinica, c'è anche tutto un aspetto emotivo che merita di essere accolto, con cui fare i conti e a partire da questo aprire tutta una serie di riflessioni. Dopo aver ascoltato così tanti interventi che hanno portato dati importantissimi, hanno parlato di questioni fondamentali e anche talvolta difficili da comprendere, mi piace l'idea di tornare un po' alle origini, di tornare a riprendere in mano la persona che a un certo punto del proprio percorso di vita ha incontrato una malattia oncomatologica e ha dovuto iniziare a fare i conti con questa malattia, che sappiamo bene che, nonostante tutte le buone notizie che abbiamo ascoltato oggi, rappresenta tutt'oggi l'archetipo della malattia mortale. Il termine convivere, però, è inserito in questo titolo e anche all'interno di tutte le relazioni che abbiamo ascoltato oggi, apre degli scenari nuovi, delle nuove possibilità estremamente rassicuranti. Il termine convivere ci dice che possiamo imparare a vivere con e a vivere nonostante la presenza di una malattia oncoematologica, a patto però, e questo l'abbiamo visto in molte relazioni, che impariamo ad utilizzare molto bene e a fare molto bene attenzione al significato profondo racchiuso in ciascun termine, perché solo avendo a cuore la spiegazione recondita di tutti i significati possiamo veramente aiutare la persona a costituire la propria idea dell'essere paziente. Beh, già più di 2500 anni fa il filosofo greco Gorgia diceva: la parola è un gran dominatore che con un corpo piccolissimo, invisibilissimo, divinissime cose sa compiere. Riesce infatti a calmare la paura, a eliminare il dolore, a invitare la gioia e ad ispirare la realtà. È vero anche però
che le parole possono fare male. Se usate in modo inappropriato, possono essere tossiche e produrre danni. Possono indurre ansia, depressione, sconforto e possono anche ingannare. Quindi il loro uso deve essere ponderato adeguatamente per evitare che una malattia già di per sé invalidante venga aggravata da parole avventate e spropositate. Cosa ci vogliono dire queste frasi? Innanzitutto che è importante uscire dal paradigma che verba volant, che le parole sono qualcosa di volatile, che non lasciano tracce. In realtà le parole sono dei fatti e lasciano dei segni, soprattutto se sono parole che riguardano la malattia, che riguardano una comunicazione di diagnosi, che rimane impressa nella mente delle persone che l'ascoltano per tutta la vita, come delle parole scolpite nella pietra. E dobbiamo veramente fare i conti con questo parlare, perché il cancro spaventa ancora, e spesso per rendere le narrazioni in qualche modo più accettabili, più affrontabili, prendiamo in prestito parole che sono legate al linguaggio della guerra. Parliamo di lotte, di guerre, di battaglie, di eroi che scendono in campo, ma molto spesso i pazienti non si riconoscono in queste narrazioni così difensive, perché alla fine quello che capita è che lo scenario si divide fra vincitori e vinti, ma in realtà nessuno viene vinto dal cancro. E quindi quando talvolta però si parla anche di malattie croniche, la narrazione cambia completamente, si cambia il modo in cui vengono descritte queste malattie. A volte si utilizza un linguaggio più soft, che è quello del controllo della malattia, della gestione, e in questo caso però non si rende veramente giustizia alla pesantezza che comunque abbiamo visto contraddistingue comunque anche l'esistenza delle persone che devono fare i conti con una malattia cronica. Beh, oggi ci siamo sentiti dire che i medici spesso possono dire ai pazienti che oggi di questa malattia non si muore più, ma ci devono in qualche modo convivere. Certo, l'abbiamo visto, convivere appunto apre delle prospettive nuove, una prospettiva nuova con un miglioramento anche della qualità di vita, però noi non possiamo raggiungere prospettive di vita nuova se continuiamo a stare in guerra con la malattia. Forse è proprio importante che cambiamo la narrazione e impariamo invece a gestire e a comportarci insieme a questa malattia, adattarci, anche se adattarci alla malattia non è affatto facile. Questo l'abbiamo visto durante tutte le spiegazioni che ci hanno preceduto. Anche essere sottovalutati in questa gestione può provocare nel paziente un senso di solitudine e di inadeguatezza. Convivere vuol dire prima di tutto fare i conti con i propri limiti, e a nessuno di noi piace avere dei limiti e comunque doverci fare i conti continuamente. Tante volte vuol dire anche perdere autonomia, e sicuramente in qualche modo la malattia cronica impone un'interferenza, rappresenta un'interferenza in quelli che possono essere i progetti di vita, i piani che ognuno di noi si fa. È come un po' dover riaggiustare la rotta, e anche tutto questo richiede sforzo e fatica e soprattutto tanta tanta perseveranza. Un'altra informazione che è arrivata oggi è che in realtà da queste malattie si può anche guarire. È un termine difficile questo, l'abbiamo visto, la risposta non è una risposta così scontata, e mi viene da dire la prima cosa è prenderti del tempo. Il paziente ha il diritto di chiedere, ha il diritto di ottenere le risposte di cui ha bisogno. È vero che i tempi clinici, i tempi del reparto sono sempre dei tempi estremamente frenetici, però il tempo di vita è un tempo che necessita di essere preso in considerazione, quindi per prima cosa il paziente deve prendersi il tempo per poter chiarire bene con il medico che cosa vuol dire guarire. Vuol dire essere in assenza di malattia, vuol dire non avere segni di malattia o fare terapia da almeno 5 anni. Poi c'è tutta la questione anche dell'oblio oncologico, che oggi diventa una questione molto dibattuta.
E forse in tutto questo ci viene un po' d'aiuto una definizione rassicurante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che la salute è una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non esclusivamente assenza di malattia. Quindi in qualche modo ci sta dicendo che noi possiamo avere una buona qualità di vita nonostante la presenza di una malattia che ci accompagna nel tempo. Come posso affrontare le emozioni e trovare nuovi equilibri? Qui abbiamo scelto una slide un po' particolare dove sono rappresentate le emozioni tratte dal film Disney Inside Out, perché è chiaro che a fronte di queste parole, di questo tipo di comunicazione, è sano che dentro di noi si attivino tutta una serie di emozioni. A me piace ricordare ai nostri pazienti come quando siamo venuti al mondo ci hanno dato due occhi, un naso, una bocca, due orecchie e sei emozioni di base. Tolta la gioia, sono tutte negative. Paura, rabbia, tristezza, colpa e vergogna. Ed è sano che nei momenti difficili della nostra vita queste emozioni vengano fuori. Se proviamo queste emozioni significa che psichicamente funzioniamo bene. Il problema è che alle volte queste emozioni sono troppo intense. E quindi come trovare nuovi equilibri? Come imparare a gestirle? Beh, è assolutamente normale che, come hai detto tu, che quando noi ci troviamo davanti a situazioni difficili, come per esempio può essere per il paziente la comunicazione della diagnosi, ci si trovi in un momento dove tutte queste emozioni si scatenano. Sappiamo che la comunicazione della diagnosi rappresenta proprio uno spartiacque nella vita delle persone, che durante le loro narrazioni raccontano proprio di una vita prima e di una vita dopo aver ricevuto queste parole così importanti. È un momento in cui si scatenano queste emozioni e nascono delle domande come perché proprio a me? E adesso come farò? Ma ce la farò? È un po' come la sensazione che il terreno sotto i piedi venga a crollare. Ma poi piano piano, prendendosi del tempo, circondandosi delle persone che comunque durante la vita ci sono sempre state accanto, ma anche facendoci aiutare dai professionisti che sono presenti nel nostro luogo di cure, dagli psicologi, ai medici, agli infermieri, un po' alla volta riusciamo a ricontattare quella che mi piace parlare, mi piace chiamare la stanza delle nostre necessità, che per chi non conoscesse la saga di Harry Potter è un luogo misterioso che non ha una collocazione precisa, ma che compare solo quando ci si trova veramente in serie difficoltà e dentro vi si trova tutto ciò di cui si ha bisogno per affrontare l'ostacolo che si ha di fronte. Mi permetto di leggere quello che mi ha lasciato scritto una paziente che ho seguito per tanti anni e mi ha donato questa sua definizione della stanza delle necessità che voglio condividere con voi. La stanza delle necessità è un luogo dell'anima che non conosciamo, ma che scopriamo quando non abbiamo alternative. È fatto di risorse di cui non ci credevamo capaci, di amore, di voglia di rivalsa, di speranza e di fede. Harry, nella stanza delle necessità, non trova solo oggetti, ma anche i suoi amici con cui si aiuta vicendevolmente e si addestra per superare le sfide che incontrerà. La nostra stanza delle necessità non è solo un luogo dell'anima, ma sono anche le persone che ci amano, a cui possiamo affidarci e che ci sostengono. È chiaro che poi ci chiediamo anche un po' dove poter concretizzare questa stanza delle necessità. Vado avanti perché so che i tempi sono ristretti. Ecco, mi piace pensare che la nostra stanza delle necessità noi la possiamo trovare proprio nel nostro luogo di cura, nel nostro reparto, dove c'è l'applicazione di un sistema di cura molto particolare che segue un approccio biopsicosociale, che è quello che mette al centro la persona e non la malattia. È il luogo appunto in cui il paziente e le sue relazioni primarie, le famiglie, i caregiver sono proprio al centro dell'attenzione di ognuno di noi. È un luogo che si prende cura di tutti gli aspetti che fanno parte della persona ed è un luogo caratterizzato da tanta professionalità e da tanti saperi che si integrano a tutela della qualità di vita. E mi piace pensare che tutte le persone, noi comprese, che abbiamo parlato fino ad oggi, rappresentiamo questo sistema
biopsicosociale e questa stanza delle necessità. Grazie per l'attenzione. Io vi ringrazio, avete dato grossi spunti di riflessione che poi magari saranno ripresi anche durante la discussione dopo. E chiamo le dottoresse Giulia Brambilla ed Elisa Navoni che ci parleranno dell'alimentazione. Abbiamo accennato prima anche che ruolo importante possa avere anche tutto questo aspetto e quindi a voi la parola. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per l'invito. Ora accenneremo, diciamo brevemente, nel tempo che ci rimane a disposizione, quale può essere il ruolo che l'alimentazione in questo contesto può avere. Vediamo che nel momento in cui parliamo di malattie mieloproliferative è importante cercare di mantenere il più possibile un'alimentazione che sia sana ed equilibrata, fondata quindi sui cardini di quella che abbiamo spesso sentito nominare come la dieta mediterranea. La dieta mediterranea in realtà non è semplicemente una dieta, non è semplicemente un'alimentazione, ma è un qualcosa di più. In realtà è un vero e proprio stile di vita quotidiano. E questo lo possiamo vedere anche in questa piramide, in questa immagine che raffigura appunto la piramide alimentare della dieta mediterranea. E dove vediamo che alla base di essa in realtà non ci sono dei cibi, non ci sono degli alimenti. C'è proprio quello che è lo stile di vita. Quindi vediamo l'importanza dell'attività fisica, la convivialità, le tradizioni, la biodiversità e la stagionalità. Tornando un po' a quelli che sono gli alimenti, vediamo come un po' il fulcro della dieta mediterranea siano i prodotti vegetali, quindi i cereali, la frutta, la verdura e un po' il centro sia anche l'olio extravergine d'oliva. Man mano che saliamo in quella che è la piramide e andiamo più verso il vertice, ritroviamo quegli alimenti il cui consumo deve essere un pochino limitato e la frequenza non deve essere più giornaliera, ma vediamo che la frequenza deve essere, oddio, settimanale, dove all'incima troviamo i dolci, le bevande zuccherate, quindi quei prodotti che sono un po' corollari della nostra alimentazione. In questo discorso ci giungono in aiuto queste raccomandazioni che sono state elaborate qualche anno fa da diversi enti di ricerca oncologica e ci danno proprio delle indicazioni per la prevenzione oncologica, ma non solo. Se vedete l'ultimo punto ci dice dopo una diagnosi di tumore, se possibile, segui queste raccomandazioni, che adesso cercheremo di vedere un pochino insieme. La prima indicazione è quella, mantieniti normopeso. Questo si fa riferimento un pochino al BMI, il cosiddetto indice di massa corporea, che valuta la relazione tra il peso e l'altezza. È importante che questo indice si mantenga il più possibile all'interno di quello che è un vero e proprio normopeso, evitando di conseguenza gli eccessi ponderali, evitando anche i cali ponderali. Accanto a questa prima raccomandazione vi è la seconda, mantieniti fisicamente attivo. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice come sia importante svolgere quotidianamente attività fisica, almeno ci dicono 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana o 75 minuti di attività intensa. Quale attività fisica? Quella che ci piace di più, quella che ci fa stare meglio. Veniamo poi all'alimentazione. Abbiamo visto come la dieta mediterranea si basa sui prodotti vegetali e appunto questa raccomandazione ci dice di aumentare il consumo di cereali, soprattutto integrali, la frutta, la verdura e i legumi. Questo è correlato al fatto che questi prodotti sono ricchi di vitamine, di minerali, di antiossidanti, i così anche detti polifenoli, e sono anche ricchi di fibra, una sostanza presente appunto in questi prodotti, la quale permette di regolare il transito dell'intestino, riduce l'assorbimento degli zuccheri, quindi permette di regolare la glicemia, che abbiamo visto essere un fattore che deve essere controllato in queste malattie dalle relazioni precedenti, così come anche il fatto che può avere un beneficio in termini di altre malattie, prevenendo
il diabete e prevenendo le malattie cardiovascolari che anche il dottor Farina precedentemente ha citato come possibile appunto condizioni che dobbiamo controllare. Viene poi riportato quello che è l'importanza di limitare alcuni alimenti, in modo particolare gli alimenti processati, cosiddetti alimenti industriali, così come quelli più ricchi di zuccheri, tra cui anche le bevande zuccherate e anche i grassi. Questo perché un eccessivo e frequente consumo di questi prodotti si può associare a quello che è un aumento di peso. Abbiamo visto la prima raccomandazione, mantieniti normo peso, è associato a un aumento rapido della glicemia, condizione quindi che dobbiamo cercare di preservare ed evitare, anche in questo caso il rischio di comparsa di altre malattie, e in questo quindi contesto risulta essere importante limitare il quantitativo e la frequenza di questi prodotti, privilegiando tra quelle che sono le fonti di grassi il nostro olio extravergine d'oliva, che abbiamo visto essere un po' il cardine della dieta mediterranea. Vi parlano poi di quello che è il consumo delle carni, le carni rosse e quelle lavorate, quindi sostanzialmente gli insaccati e gli affettati. Questo perché questi prodotti sono associati ad un rischio a livello oncologico, in modo particolare a livello del colon e del retto, per il contenuto di sale eccessivo che è presente in questi prodotti, che quindi si può associare a quello che è una possibile ritenzione idrica, una condizione di ipertensione, il fatto che contengono delle sostanze che hanno un'azione carcinogena, come ad esempio i nitriti e i nitrati, ma anche altre malattie, diabete e malattie cardiovascolari. Qual è quindi l'indicazione rispetto al consumo delle carni rosse e affettati e salumi? Quello di consumare carne rossa al massimo una volta alla settimana e consumare il meno possibile quelle che sono le carni processate. Abbiamo poi una delle ultime indicazioni che viene posta in queste raccomandazioni che riguarda il consumo di bevande alcoliche. L'alcol è considerato una sostanza che aumenta quello che è il rischio tumorale, può incrementare quella che è una condizione già preesistente, anche se questo in piccole quantità. Nonostante si è visto che può avere degli effetti, diciamo, benefici per alcune malattie cardiovascolari, pensiamo ad esempio all'infarto, d'altra parte c'è un altro lato della medaglia, il fatto che può aumentare il rischio di altre malattie cardiovascolari, pensiamo ad esempio all'ictus, il fatto che può essere associato, se consumato in elevate quantità, a patologie a livello del fegato, a livello del pancreas. Infatti le maggiori linee guida, le maggiori società appunto di salute ci dicono non esiste un quantitativo minimo di assunzione di alcol che sia esente dai rischi per la salute. Ora lascio la parola alla mia collega che vi dà un'indicazione più pratica di questa parte teorica che invece io vi ho spiegato. Buongiorno a tutti, grazie mille Giulia, perché la tua presentazione è fondamentale a quello che dirò un po' adesso. Quindi entrando nella pratica di tutti i giorni e guardando un po' nei nostri piatti e cosa andare a inserire a pranzo, a cena e colazione, ci viene in aiuto il piatto del mangiar sano, che è stato creato da degli studiosi di Harvard che hanno cercato di raggruppare la teoria e metterla nella pratica in questa immagine che è molto chiara e ci dice come ad ogni pasto, quindi sia a pranzo che a cena, è importante che sia presente una fonte di carboidrati complessi, se possibile cereali integrali, quindi pasta, riso, patate, pane, mais fanno parte di questa categoria. Sempre all'interno dello stesso pasto una fonte proteica, magari prediligendo quelle un po' più sane che abbiamo visto nella piramide alimentare, e la verdura che come vedete occupa la maggior parte del piatto, quindi non due foglioline di insalata, ma deve essere ben presente sia a pranzo che a cena. La frutta in realtà possiamo consumarla a fine pasto oppure nell'arco della giornata, è indifferente. Quindi diciamo che all'interno del pasto è fondamentale che ci siano carboidrati, proteine e verdura. Poi per cucinare barra condire utilizziamo e prediligiamo l'olio extravergine d'oliva e l'acqua per accompagnare i nostri pasti, quindi evitando bibite, zuccherate o alcol. Siccome il piatto rappresentativo anche della giornata, viene sempre ricordato il movimento, è una delle componenti che ci permette di rimanere in salute. Una piccola precisazione che mi preme fare è farvi vedere come i cereali, quindi i carboidrati,
assumono la stessa importanza delle proteine in questo piatto. Quindi queste sono le indicazioni delle linee guida, anche se magari il mondo delle diete si sta spostando verso un'informazione che ci dice consuma tante proteine, riduci i carboidrati. In realtà non è così. Più del 50% della nostra energia giornaliera dovrebbe derivare da alimenti, fonti di carboidrati complessi, quindi sono molto importanti e non vanno ridotti o eliminati. Qua vi ho lasciato un piccolo specchietto di come ruotare le fonti proteiche all'interno della nostra settimana, perché ad esempio abbiamo visto che la carne rossa sta in cima alla piramide alimentare. Le linee guida ci danno anche un'idea di quante volte mangiare durante la nostra settimana le fonti proteiche. In particolare vediamo come la carne rossa una volta alla settimana, la carne bianca una o due volte a settimana, il pesce 2-3 volte a settimana, uova una o due volte a settimana, legumi 3-4 volte, formaggi 2-3 volte. Queste frequenze delle fonti proteiche sono date per una questione di salute, perché le fonti proteiche, oltre a darci le proteine, contengono anche altri nutrienti, perché gli alimenti sono qualcosa di complesso, non contengono mai dentro solo un nutriente, quindi ci possono fornire anche grassi che possono andare ad alterare il nostro profilo lipidico e di conseguenza ci sono delle frequenze in modo da fare nel modo corretto, costruire nel modo corretto la nostra settimana. Arriviamo agli esempi pratici. Sempre guardando il piatto sano, quindi carboidrati, proteine e verdura, vi ho messo alcuni esempi, tipo un couscous o della pasta con la feta e i pomodorini. Quindi il couscous è la nostra fonte di carboidrati complessi, la feta è una fonte proteica e i pomodorini la verdura. Oppure polpo con patate, quindi le patate sono una fonte di carboidrati complessi, il polpo è la nostra fonte proteica, ci abbiniamo delle verdure. Ma può anche diventare la polenta con le lenticchie al pomodoro e della verdura di contorno. Rientriamo sempre in questo schema. Per la colazione si sfrutta un po' quello che è l'idea del piatto sano. Ovviamente le verdure è un po' difficile introdurle, a meno che si fa una particolare colazione salata. E quindi possiamo dire che ci sono tre componenti fondamentali per fare una colazione completa e bilanciata. La prima è l'idratazione, perché veniamo da 8 ore in cui in teoria dormiamo e quindi di digiuno, ed è importante reidratarsi e mangiare la mattina. La seconda è una fonte di carboidrati complessi e la terza è una fonte proteica. Queste tre componenti ci aiutano a fare una colazione completa bilanciata che ci dà la giusta energia per affrontare la giornata. In particolare, tra gli alimenti fonti di carboidrati per la colazione troviamo cereali, fiocchi d'avena, pane, fette biscottate, ogni tanto i biscotti. Invece tra le fonti proteiche, latte, yogurt, ricotta, bevanda vegetale alla soia, uova. E poi se nella nostra colazione sono anche presenti una fonte di grassi buoni, come delle creme di frutta secca o la frutta secca, o l'olio extravergine d'oliva nel caso di una colazione salata, tanto meglio, stessa cosa per la frutta, ma sono componenti che possiamo poi recuperare nel resto della nostra giornata. Vediamo insieme qualche esempio. Caffè, latte, pane, ricotta e marmellata, che è una delle mie preferite. Caffè, latte, quindi il latte è la nostra fonte proteica, essendo anche molto acquoso può fungere anche da idratazione. Il pane è la nostra fonte di carboidrati e qua saremmo già a posto, ovviamente. Il pane mangiato così magari non è molto invitante, quindi si può aggiungere della marmellata, in questo caso della ricotta e della marmellata, per rendere più buona la nostra colazione. Oppure, spostandoci su una colazione salata, anche del pane tostato, con delle uova e l'idratazione. Quindi pane, fonte di carboidrati, le uova, fonte proteica, e ci aggiungiamo sempre l'idratazione. Un altro momento della nostra giornata possono essere gli spuntini. Che cosa sono? Sono un piccolo snack per non arrivare troppo affamati al pasto successivo. Inoltre ci aiutano a rendere più omogenea la risposta insulinica, però non sono obbligatori, ma mi verrebbe da dire sono caldamente consigliati. Perché? Perché se ci rendiamo conto che arriviamo a pranzo e cena con tantissima fame, è facile che ci verrà da mangiare la prima cosa che troviamo e quindi non sempre
questa cosa è bilanciata, completa. Magari ricadiamo spesso sul salume perché è veloce, ma in realtà sta in cima alla piramide alimentare. Quindi, se vediamo che siamo tanto affamati, è bene inserirli in modo da essere più tranquilli e fare una scelta, un'organizzazione del pasto più consapevole. Ovviamente lo spuntino deve essere qualcosa di piccolo. È importante che non diventi un ulteriore pasto. E qua vi ho messo alcuni esempi di spuntini sazianti che possono essere più o meno pratici anche da portarsi in giro. Quindi dello yogurt, della frutta secca, frutta più frutta secca, ogni tanto anche pane olio, pane pomodoro. Concludo con questo menu settimanale esempio che racchiude un po' tutte le informazioni che vi ho dato. Io ne ho creato uno, è un esempio, giusto per darvi un'idea di come può essere una settimana bilanciata con la rotazione delle fonti proteiche fatta anche nel modo giusto. Ovviamente non è una dieta, va preso proprio come spunto e mi preme farvi vedere che in realtà si può ottenere un menù settimanale bilanciato anche utilizzando gli alimenti, le materie prime che troviamo al supermercato. Non serve comprare prodotti strani, non serve andare sui siti internet per prendere le cose, basta partire dalle materie prime e cucinarle in modo semplice. Io vi ringrazio per l'attenzione e se volete poi ritorno sullo schema. Allora, grazie alla dottoressa Navoni e alla dottoressa Brambilla. Abbiamo concluso la prima parte, ci hanno anche stimolato già l'appunto, vista l'ora. E quindi chiamo rapidamente il dottor Rossi che modererà la prossima sessione dedicata alle domande. E chiamiamo anche i relatori. Nelle domande che sono naturalmente molto importanti e molto gradite, ci raccomandiamo di non citare nomi di persone né di medici ovviamente e neanche nomi di farmaci perché rischiamo di con nomi propri, ecco, magari il principio attivo un conto ma il nome proprio del farmaco, meglio di no. Grazie. Allora dobbiamo aprire questa sessione che è fatta di 31 domande dalla platea esterna e da un numero di domande che mi auguro numerose. Qui tanto possiamo fare anche pomeriggio. Chi ha prolungato le proprie presentazioni dovrà aspettare anche l'ora del pranzo e sarà la punizione giusta per chi ha sforato questi. Prima però, scusate, mi prendo un minuto per dirvi una cosa che mi deriva forse da 45 anni di rapporto con pazienti ematologici e quindi anche con pazienti con mieloproliferative croniche, che sono delle malattie ematologiche che sono vissute spesso in modo anche eccessivo, secondo me, dai pazienti. Questo non lo dico con tono riduttivo, ma che di fatto sottendono, e l'avete visto praticamente in tutte le diapositive che sono passate, il concetto del rischio. La malattia è una cosa, il rischio è un altro. Noi, tutto sommato, abbiamo il rischio percentuale valutabile per qualsiasi cosa, per qualsiasi tumore, per qualsiasi evento vascolare, e quindi questo rischio lo dobbiamo vivere. Noi viviamo una vita che è fatta di rischi. Ovviamente chi ha una malattia mieloproliferativa cronica questo lo sa e lo vive, lo può vivere in modo diverso perché i pazienti sono diversi. C'è il paziente che fuma, arriva con un milione di piastrine, gli diciamo guardi un milione di piastrine e poi continua a fumare, si assume il rischio in modo tutto sommato consapevole. C'è la persona ansiosa alla quale diciamo che ha l'1% di rischio di avere un evento vascolare a 10 anni che considera questo evento vascolare come qualcosa che gli succederà il giorno dopo e si modifica la qualità di vita in modo pesante. E il rischio di cui abbiamo parlato non è sempre un rischio di mortalità. I rischi vascolari che vi hanno fatto vedere possono essere il rischio di avere una flebite. Poi ci può essere l'ictus
E poi c'è invece il rischio di mortalità, a cui ha fatto cenno chi ha parlato di trapianto. Sono rischi diversi, vengono vissuti in modo diverso e quindi anche dal punto di vista psicologico tutto sommato dovrebbero essere tenute in conto queste cose e bisognerebbe riuscire a intervenire a favore del paziente proprio cercando di approfondire questo che è una condizione, questa di avere il rischio di qualcosa che deve, di cui uno deve essere consapevole. Io a 60 anni avevo un certo rischio di avere un evento vascolare in 10 anni, giusto? E l'ho avuto a 69 anni, ok? Vabbè, è successo. È chiaro che tutto quello che può concorrere a una modifica del rischio deve essere tenuto in conto. Il tipo che fuma, se smettesse di fumare, ovviamente ne avrebbe un vantaggio. Però poi ci sono anche delle condizioni in cui questo rischio non è modificabile e allora alla fine un intervento psicologico per cercare di convivere col rischio in modo non ansioso sarebbe un'opportunità. Scusate se mi sono preso questa parentesi, ma veramente io col paziente che ha una trombocitemia, una policitemia, si presenta nel mio ambulatorio, magari stando perfettamente bene perché ha fatto l'emocromo per qualsiasi altro motivo, parlo prima di tutto di una condizione di rischio più che di una malattia, cerco di paragonarla a altre condizioni di rischio che vengono vissute in modo psicologicamente molto meno pesanti. L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio che a volte è superiore a quello che determinano 800.000 piastrine, eppure io ho la pressione alta, le pastiglie le prendo, invece quando bisogna dare le pastiglie al trombocitemico sto facendo una terapia. E tutte queste cose sono aspetti psicologici che secondo me vanno tenuti in conto sia dai professionisti sia dai medici e bisogna cercare di trasferire i pazienti. Vi ho fatto perdere del tempo in modo inutile, vi ricordo a chi ha fatto le domande dall'esterno che non tutte forse riusciremo a valutarle e che comunque esiste un numero verde dell'AIL che ogni lunedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17 risponde in modo specifico su quesiti specifici, perché a volte queste domande sono anche legate a un'esperienza personale molto diciamo precisa che ha poca rilevanza per l'udienza e quindi in questo caso forse è meglio rivolgersi all'800-226524 che è il numero verde dell'AIL per questo. E adesso cominciamo. Io cercavo di farli accomodare. Due ore? No, io penso che sì, penso che in tre quarti d'ora facciamo. Va bene, io volevo coinvolgere specificamente i relatori delle singole. Però qui c'ho bisogno di un. Mi dai quello? Si riesce, perché sennò non riesco a modificare. Intanto pensate al rischio. Allora, cominciando da quelli che le hanno fatte per primi, quindi a meno che non ci sia già qualche domanda, allora la prima in sala, intanto che mi oriento, prego. Ah, non ce n'è, quindi prego. Nell'ambito della mielofibrosi, a 24 mesi dopo il trapianto, comunque esiste questa graft, come devo tenerla in considerazione per il futuro? Nicola. Allora, il problema della graft è un problema comunque che deve essere considerato principalmente dal medico in associazione al paziente, quindi il medico avrà lo scopo di illustrare le caratteristiche, la possibile evenienza di questa condizione e il paziente dovrà automonitorarsi, cercare e informare insieme al suo ematologo
poi alla, e guidare poi alle terapie eventualmente. Quindi è una condizione che può insorgere anche dopo i due anni, molto, molto più raramente, però in genere insorge prima. Qualora dovesse insorgere, ci sono tutte le terapie da poter affrontare, da poter improntare per trattarla e controllarla. Perfetto. Allora, una domanda dall'esterno. Trombocitemia essenziale diagnosticata un paio di anni fa con mutazione della carreticolina, ho 39 anni, 900.000 piastrine. Se superano il milione, milione e mezzo, cosa si va incontro ed è necessario iniziare terapia citoriduttiva? Questo milione e mezzo è interessante. Mirko? Grazie. Allora, abbiamo detto appunto, anche adesso richiamato il dottor Rossi, che parliamo di rischi. E quindi la carreticolina, come ci siamo detti prima, non è fra i fattori che danno un aumentato rischio trombotico e quindi di per sé, anche data la giovane età, poi valutandolo con il proprio curante, si valuterà l'atteggiamento terapeutico più adeguato, che se fosse in assenza di fattori di rischio cardiovascolari potrebbe anche quello di essere di non prendere nessun farmaco, come avevamo visto prima, perché rientrerebbe nel cosiddetto rischio molto basso. Le piastrine, quando sono troppe, quando superano il milione, in realtà i dati ci dicono più quando superano il milione e mezzo, possono fare un fenomeno paradosso, che ci potrebbe sembrare paradosso, che è quello di favorire invece gli eventi emorragici. Quindi in questo senso bisogna stare attenti al rischio di emorragia. Se dovessero superare appunto un milione e mezzo, è indicato fare una terapia citoriduttiva che va a ridurre le piastrine per ridurre in questo caso il rischio emorragico e non quello trombotico. Un anno fa diagnosi di mielofibrosi primaria, purtroppo per anemia vado avanti a trasfusione. Perché non c'è ancora un farmaco adatto? Esistono dei farmaci che agiscono specificamente sull'anemia, magari sperimentalmente, quando saranno disponibili in modo diciamo utilizzabile? L'anemia è un problema che deve essere affrontato nella gestione globale della malattia, perché dipende anche da altre caratteristiche della mielofibrosi. I farmaci solo per l'anemia ce ne sono, alcuni prescrivibili al di fuori di studi clinici. Basse dosi di cortisone si possono provare, danazolo si può provare. Ci sono studi clinici mirati all'anemia e quindi in Italia ci sono centri in cui questi farmaci sono a disposizione. A volte se la malattia dà anche altri disturbi o ha un rischio che è direi almeno intermedio 2 e l'età è compatibile, viene valutato anche l'opzione trapianto. Va bene, dalla audience? Hanno già risposto. Hanno già risposto, okay. Perfetto. Altre domande? Io imbroglio un po' perché in verità non ho una malattia mieloproliferativa, ma linfoproliferativa, quindi vabbè. Però era una cosa che mi affascinava da studente anche di medicina, quindi la cosa fa ancora più ridere. Volevo chiedere, ma quando hai parlato di leucemia mieloide cronica, che hanno detto che può evolvere in una forma secondaria, quindi una forma acuta, c'è possibilità che la forma mieloide, invece di switchare in una forma mieloide acuta, switchi in una forma linfoide acuta? No. Ok. Basta, cioè, domande okay. Brevi, risposte brevi, assolutamente no. Policitemia vera diagnosticata nel 2019, trattate con salassi e cardiospirina.
numero di salassi superiore a 7 all'anno, per mantenere sotto il 45% l'ematocrito, fanno la biopsia, pammielosi con iperplasia eritrocitaria, assenza di depositi di emosiderina, marcato rinforzo della trama reticolinica, depongono per policitemia vera, tuttavia la morfologia e la disposizione dei megacariociti riscontrabili nella mielofibrosi sono suggestivi di iniziale evoluzione mielofibrotica. È possibile utilizzare l'interferone in questi casi? Allora, non utilizziamo l'interferone sulla base di una biopsia ossea, anche se questa può essere un po', diciamo così, di contraddittoria a volte, perché magari l'aspetto all'emocromo è più quello di una policitemia, perché fa molti salassi nel corso dell'anno e la fibrosi depone più, la biopsia depone più per una fibrosi. Guarderei il paziente, cioè è impossibile rispondere a questa domanda sulla base della biopsia e del numero di salassi. Forse mi orienterei più per iniziare una terapia per ridurre il numero dei salassi più che guardare la fibrosi. Quindi il cut-off dei 6 salassi all'anno è quello che rimane. Poi per brevità, prima non ne ho parlato, anche noi abbiamo attivi dei protocolli di studio per cercare nei pazienti che hanno come unico problema quello del numero di salassi per mantenere il cut-off di ematocrito, dei farmaci che vanno ad agire ad esempio sul metabolismo del ferro. Li proponiamo a pazienti che ad esempio hanno questo tipo di problema, quindi questo potrebbe essere un paziente studiabile sotto questo punto di vista. Tieni il microfono perché c'è una domanda di una persona che prende ruxolitinib a giorni una o due giorni alterni. L'ematocrito va bene, prima aveva preso idrossiurea senza successo e chiede se lo può prendere per tutta la vita il ruxolitinib. Questa è una domanda interessante. Ruxolitinib ha un periodo in cui noi lo utilizziamo che ovviamente è breve, perché è un farmaco che conosciamo molto, però diciamo non è un farmaco che ha la storia dell'oncocarbide. Di fatto ad oggi non abbiamo degli studi che ci dicano a un certo punto interrompi il ruxolitinib o prosegui. Quello che mi sento di dire è che il paziente ovviamente deve essere seguito, perché sappiamo che questi farmaci a lungo termine possono dare delle problematiche che dobbiamo seguire, ad esempio con le manifestazioni cutanee di cui vi parlavo, ma se controlla bene i sintomi sicuramente è un farmaco che si può proseguire nel tempo, anche perché oggi cominciano a uscire dei dati interessanti su come ruxolitinib possa addirittura, anche di questo non ne ho parlato perché altrimenti le presentazioni sarebbero state molto lunghe, di come possa addirittura contribuire a ridurre quella percentuale della mutazione del JAK2 e forse anche a ridurre l'evoluzione fibrotica. Quindi mi sento di dire che sì, è un farmaco sicuramente da proseguire. Ottimo. Queste due domande invece riguardano proprio questo aspetto che hai toccato, trombocitemia essenziale dal 2006, purtroppo con complicanze nel 2016, una trombosi della vena porta. Qual è la relazione e il passaggio più o meno frequente tra le stesse e eventuali segni che possono anticipare queste trasformazioni? E analogamente, ho 34 anni, ho una diagnosi da qualche mese di trombocitemia essenziale con JAK2 al 9%, non mi sono chiare due cose: la percentuale di mutazione è direttamente proporzionale alla gravità o pericolosità dell'evoluzione della malattia o per l'incidenza di eventi trombotici? La percentuale di mutazione resterà tale o potrebbe aumentare nel tempo? È vero che più basso è il JAK2 e più basso il rischio di sintomi e mielofibrosi? Mirko. Grazie. Allora, parto dalla seconda. La variante allelica mutata, che è quel 9%, altre percentuali che noi vediamo, è un numero che ci dice che quanto degli alleli che noi abbiamo sono mutati, però non ci sono dei veri chiari correlazioni fra tanto più è mutato, allora tanto più la mia malattia è aggressiva. Quanto piuttosto io so che c'è la mutazione e poi questo valore può anche cambiare nel tempo, perché cambia la biologia stessa della malattia che si evolve, diceva prima anche la dottoressa Bernardi, può far selezionare un clone piuttosto che un altro, quindi questo valore può cambiare nel tempo. Per quanto riguarda la correlazione con gli eventi trombotici,
è un fenomeno che è stato studiato ampiamente, i dati sono discordanti, per cui alcuni studi sembrerebbero indicare una correlazione fra la percentuale di mutazione e gli eventi trombotici, ma altri studi no. Per a noi cui... veniva però. Sì, a noi veniva. E per quanto riguarda anche l'evoluzione, anche in questo senso, sono diversi meccanismi biologici che subentrano, quindi non è che avere la mutazione al 90% di JAK2 significa che la mia trombocitemia essenziale diventerà una mielofibrosi, sono altri meccanismi biologici che si sviluppano per andare poi verso la mielofibrosi. Di questo abbiamo già parlato, ma forse conviene questa signora sì. Sì, sì, prego. Allora, mi interesserebbe sapere se voi ematologi vi state aspettando qualcosa dai genetisti, da chi studia l'attività dei geni, oppure vi basate solo sulla gestione del sintomo, del ritmo paziente per paziente. Avete un'ambizione, un'aspettativa riguardo agli studi che si stanno facendo? Che cosa spera un ematologo alla fine per avere il meglio? Io sono qui come presidente, vicepresidente AIL, quindi passo la parola, non so, Alessandra o Domenico. Che cosa sognate di notte per i vostri pazienti? Che cosa piove dal cielo domani? Noi abbiamo sognato per 45 anni, continuiamo. Che cosa? Di guarirle. Sì, la genetica è un ottimo. Sì, no, infatti sicuramente il sogno è avere un gene alterato, un farmaco che mette tutto a posto. Nella leucemia mieloide cronica, per esempio, è un esempio molto calzante perché... si è trovato un farmaco che ha cambiato la storia di questa malattia, perché questa traslocazione, questo cromosoma Filadelfia, di cui queste sono Filadelfia negative, quelle Filadelfia positiva, l'imatinib è un farmaco che ha portato a una pastiglia presa continuativamente che ha portato alla guarigione di pazienti, ma addirittura la cosa straordinaria è che ci sono pazienti con la mieloide cronica che adesso, pur sospendendo il farmaco, ovviamente con un monitoraggio molto stretto, è riuscita a mantenere la guarigione, o quantomeno la remissione della malattia. Una volta la malattia è che se non facevano il trapianto di midollo non avevano altra prospettiva di guarigione. Questa, per esempio... Questo è un esempio di un grande successo dell'ematologo e una grande soddisfazione. Se potessimo averlo in tutte le patologie, assolutamente sì. Sicuramente gli studi vanno in questa direzione, si sono fatti tanti passi avanti, quindi questo è la nostra speranza. E questo riguarda appunto... quello che diceva, esiste una possibilità in futuro di ereditare la mutazione JAK2? Perché questo è di fatto quello che porterebbe magari alla... In effetti le mutazioni sono una cosa perché è mutato una molecola del DNA solo, le traslocazioni come la leucemia mieloide cronica alterano tutta la cellula, quindi sono più facilmente aggredibili. Andare a aggredire una mutazione farmacologicamente è molto più difficile in modo selettivo. Però la domanda è lecita, la risposta... è appunto nel trapianto, e chi fa questa domanda dice: come mai, a differenza della mielofibrosi, il trapianto di cellule staminali non possiamo prenderlo in considerazione per trombocitemia e policitemia vera? Ne abbiamo già parlato, però se vuoi. Sì, molto brevemente, perché purtroppo i rischi del trapianto superano i benefici. Abbiamo visto che nella trombocitemia essenziale, policitemia vera, l'obiettivo non è allungare l'aspettativa di vita, che è già buona per fortuna, ma quella di prevenire gli eventi trombotici e emorragici. Quindi quello è il nostro obiettivo, il trapianto serve a eradicare la malattia. In queste due patologie non è necessario. Una domanda per le dietologhe. Se posso aggiungere, approfitto. Cioè, dobbiamo uscire dalla, tra virgolette, dal pensiero e dalla convinzione che
convivere con una malattia come la policitemia e la trombocitemia sia un obiettivo di retroguardia o che sia un minus rispetto all'obiettivo della guarigione. Quindi quando è stato richiesto anche l'intervento delle colleghe di ESA e delle psicologhe, è importante anche chiarire questo al paziente, perché la convivenza non è un obiettivo riduttivo, quindi deve essere anche spiegato in questo senso qui. Così come il raggiungimento della guarigione o quando si prospetta di intraprendere un cammino in ambito della strategia terapeutica della guarigione, ecco, anche qui deve essere nel momento stesso in cui viene comunicato questo percorso, d'accordo, che è importante far capire anche dal punto di vista psicologico come deve essere affrontato questo percorso. Quindi poi approfitto, cioè la genetica è estremamente importante. Quando nel 1999 è stato messo a punto questo farmaco contro la proteina del cromosoma di Filadelfia di questo riarrangiamento, la Time ha dedicato una copertina dicendo: finalmente abbiamo scoperto il farmaco che è il farmaco target che cura le malattie. Se l'abbiamo scoperto per questa malattia, questo vuol dire che lo scopriamo per tutte. Purtroppo il modello della mieloide cronica rimane tuttora un modello unico, dove esiste quell'alterazione, quel farmaco, quel risultato. Quello che noi abbiamo appreso in tutti questi anni è che nella stragrande della maggioranza delle malattie oncoematologiche, ma anche oncologiche, esistono, diciamo così, delle vie multifattoriali, quindi sono più alterazioni che concorrono a determinare quella malattia. Quindi, semmai, quello che, tra virgolette, con il dottor Rossi sogniamo è quello di andare a sostituire farmaci che possono essere tossici con farmaci target che siano meno tossici, la cui combinazione porta ad una o guarigione clinica se non biologica oppure a una cronicizzazione di quella malattia. E il vero successo in tutti questi anni è aver portato delle malattie ad avere un esito fatale, ad averle cronicizzate. Quindi è per questo che ho colto l'occasione per parlare di convivenza con la malattia. Questo è un concetto estremamente importante. Tant'è che ci sono milioni di persone che convivono con la pressione alta, col diabete e non si fanno problemi. Curano il diabete, la pressione alta, le piastrine e la policitemia e la poliglobulina. Che cosa non bisogna mangiare con la policitemia vera? È vero che è meglio mangiare senza glutine? E poi un'altra domanda, la dieta chetogenica, o achetogenica, non lo so perché non è ancora scritto, chetogenica è utile per la patologia infiammatoria che citava la dottoressa Tucci, si può associare a queste malattie mieloproliferative? Allora, purtroppo spesso quando si tratta di alcune patologie e alimentazione, anche cercando su internet, dieta per, le prime cose che vengono eliminate dall'alimentazione sono glutine e lattosio. Però non ci sono evidenze scientifiche che glutine o mangiare con glutine porti a uno stato di infiammazione aumentato, a meno che non sia celiaci. Quindi se non si è celiaci non ha senso togliere il glutine dall'alimentazione, anzi meglio consumare comunque anche prodotti con il glutine, anche perché spesso, se magari poi ci si orienta anche sui prodotti confezionati, anche se stanno migliorando molto, comunque tendono ad avere valori nutrizionali peggiori rispetto al prodotto standard. Quindi meglio integrare tutti gli alimenti, un po' come abbiamo visto prima, senza escludere nessun alimento, anche se so che la tendenza è proprio quella: ho una patologia, vado a cercare la lista degli alimenti che mi dicono di non mangiare, mi sento già meglio, mi sembra di avere una soluzione, però un po' se ne approfittano online di questa modalità, quindi state tranquilli, potete mangiare tutto, anzi anche meglio.
dieta chetogenica? Allora, rispetto alla dieta chetogenica, per chi non sapesse cos'è, sostanzialmente aumenta il livello di grassi, non ci sono evidenze in queste malattie sull'uso della dieta chetogenica, ce ne sono delle altre neurologiche come l'epilessia, ma non è questo il campo. Velocissima sulla alimentazione nella policitemia vera, non fa parte dell'alimentazione ma più sulle terapie integrative. Siccome si parla, abbiamo visto, no, i sintomi, cioè la stanchezza nella policitemia è molto frequente, poi capita magari sul territorio, i medici curanti prescrivono il bilancio del ferro, noi facciamo i salassi, togliamo ferro e quindi dicono: ah, sei stanco perché ti manca il ferro, e quindi prendi il ferro, e questo fa aumentare moltissimo i livelli di ematocrito. Quindi prima di assumere integratori che contengano ferro, se si è affetti di policitemia vera, contattate l'ematologo. Questo perfetto, ci tengo, questo diciamo, perché poi aumentano i salassi. Una domanda dalla platea. Si alzi. Non lo uccidi. Andiamo avanti. No, allora. Veramente non ce ne sono. Allora, ci sono due domande abbastanza simili di persone giovani. Se la malattia mieloproliferativa a Filadelfia negativa comunque riduce l'aspettanza di vita, una malattia di questo tipo, e qual è il rapporto fra l'età? Perché queste malattie vengono più spesso in età avanzata? Abbiamo capito quali sono i meccanismi che, se ci sono, interagiscono fra età e malattie mieloproliferative. Chi vuole rispondere? Dottoressa Tucci. Allora, perché vengono in età più avanzata? L'abbiamo un po' visto, soprattutto perché queste mutazioni, più aumenta l'età, aumenta la probabilità di avere queste mutazioni, che poi abbiamo visto sono driver per la patologia. E poi, anche se vogliamo mettere l'infiammazione o tutti gli altri fattori esogeni che favoriscono, perché come abbiamo sentito sono comunque malattie multifattoriali come cause, sicuramente aumentando l'età aumenta la probabilità. E l'altra domanda? L'aspettanza di vita. Aspettanza di vita, allora non si può fare un po' di tutto un erbo un fascio, abbiamo visto, perché sono patologie mieloproliferative e Filadelfia negative, ma sono molto diverse una dall'altra. Soprattutto nella trombocitemia essenziale, anni fa ancora sono stati fatti degli studi dove è stato visto che l'aspettativa di vita di un paziente con trombocitemia essenziale è più o meno uguale all'aspettativa di vita di una della popolazione normale. All'interno delle altre due patologie, soprattutto la mielofibrosi, sicuramente è una malattia, come abbiamo visto, molto più impegnativa. Però anche qua abbiamo visto è difficile fare delle stime, perché comunque in base ai vari score prognostici vengono comunque stimate delle percentuali sopravvivenze diverse, quindi è un conto avere un basso rischio, un alto rischio, però sicuramente in questi casi una riduzione dell'aspettativa di vita c'è. E poi sì, però non è una cosa esatto, e poi comunque abbiamo anche uno strumento, abbiamo visto, che può guarire in questa malattia la patologia. Valeria, esiste un valore della milza per la quale inizia a ipotizzare una mielofibrosi in un paziente con una policitemia? Esiste sicuramente un controllo nel tempo, quindi un paziente che all'esordio della sua policitemia vera non aveva splenomegalia e che la sviluppa nel tempo, quindi alle visite periodiche si sente visitando il paziente o si vede all'ecografia, è un paziente in cui di sicuro proponiamo una ripetizione della biopsia ossea. Infatti, allora ti chiedo, che incidenza ha la possibile trasformazione della policitemia vera e della trombocitemia essenziale in mielofibrosi? Per riscontro esclusione nel tempo è necessario ripetere la biopsia ossea? Con quale periodicità? Quali altri indicatori creano il sospetto diagnostico? L'ingrossamento della milza da quali cause può dipendere? Parto dalla seconda domanda. Sicuramente non è solo l'incremento della milza che ci spinge a riconsiderare la diagnosi. I sintomi che possono venire, quindi un peggioramento dell'astenia, la comparsa della febbre, una modifica degli esami ematici, quindi un paziente che solitamente doveva fare molti salassi, smette di dover fare salassi e diventa anemico, paziente che aveva molte piastrine comincia a diminuire le piastrine. Tutto questo ci fa
riconsiderare la necessità di ripetere una biopsia ossea. La biopsia ossea non si fa periodicamente se gli esami sono stabili e il paziente sta bene, quindi non è indicato un controllo periodico della biopsia ossea, come non è indicato un controllo periodico della carica allelica del JAK2 per adesso. Poi in futuro non lo sapremo, molti pazienti ce lo chiedono, devo controllarlo nel tempo, non va inteso come un marcatore tumorale, come può essere controllo il marcatore tumorale del tumore al seno, se cresce, se si alza. Per ora questo non ha una linea guida, noi ci atteniamo a quello anche per un uso oculato delle risorse, perché sono esami che hanno un costo, quindi se non servono non è opportuno farli. Sulla trasformazione, qual è la percentuale, li abbiamo visto un po' per la trombocitemia essenziale, la trasformazione è una patologia acuta, quindi una leucemia acuta, è molto molto rara, direi aneddotica, intorno all'1% dei pazienti. La percentuale di trasformazione fibrotica anche qui dipende molto dall'età in cui un paziente si ammala di policitemia o trombocitemia. È ovvio che prima è più è giovane il paziente che si ammala di queste patologie croniche, siccome abbiamo detto che l'aspettanza di vita è sovrapponibile a quella della popolazione generale, potremmo vedere questa evoluzione, quindi un paziente che ha una diagnosi a 50 anni, sappiamo che ha una probabilità intorno al 10-20% di sviluppare una trasformazione fibrotica a 20-25 anni, quindi a 70-75 anni potrebbe avere in una percentuale intorno al 10-20% una trasformazione fibrotica. Un paziente che si ammala a 70 anni, forse non abbiamo il tempo di vedere la trasformazione fibrotica perché ha un fine vita legato ad altre patologie. Sempre rischi e mai certezze. Esatto, quindi parliamo di rischi. Il messaggio secondo me deve essere che più che avere la paura della trasformazione fibrotica, che è comprensibile visto quello che comporta, o della patologia acuta, è controlliamo bene la patologia e i rischi cardiovascolari di quel momento, quindi non incorriamo in questi rischi più che temere la trasformazione. Mirko, ho 66 anni, 800.000 piastrine, JAK2 mutato al 2,2%, non ho diabete, colesterolo, pressione arteriosa ben controllata, cardiospirina quotidianamente, posso continuare così o devo prendere un cocarbide? La mia ematologa dice di aspettare l'aumento fino a 1 milione, 66 anni. Sì, innanzitutto è sempre bene, appunto, lo dicevamo anche prima, il rapporto con il proprio medico e la discussione anche delle strategie terapeutiche, soprattutto anche in un'ottica di rischio e non rischio, appunto, e non di certezza, come diciamo adesso. In questo momento è adeguato, secondo le linee guida, la prevenzione dal rischio attraverso l'uso della terapia antiaggregante. L'età può far valutare, soprattutto più si cresce con l'età, l'utilizzo della terapia citoriduttiva. Per quanto riguarda l'uso sopra il milione, si rifà invece più a quell'aspetto che dicevamo prima del rischio emorragico che si può associare ad alti livelli di piastrine. Però sicuramente, ecco, poi valutando col proprio curante, sì, la valutazione sopra i 60 anni di anche una terapia citoriduttiva deve essere presa in considerazione. A favore c'è questo studio del 1995, quando noi eravamo giovani, che comunque documenta un'efficacia della terapia citoriduttiva in pazienti che hanno avuto storia di trombosi e che hanno più di 60 anni. Quindi questa ematologa forse potrebbe condividere questa idea di cominciare qualcosa per ridurre il numero di piastrine. Domanda di Sara. Allora, mi scuso perché ho fatto già prima più o meno questa domanda, adesso in parte avete già risposto, però allora io mi sono accorta dell'aumento di piastrine donando all'Avis qualche anno fa. Questa primavera mi è stato prescritto l'esame, la BOM, che ho fatto, e da lì tramite i sintomi che avevo e tutto cioè, come risultato c'era scritto che trombocitemia essenziale, con la trombocitemia essenziale però in fase o comunque con una parte prefibrotica. La domanda che ho fatto prima, esatto, più o meno. E in più l'ematologo che mi seguiva, che purtroppo adesso, cioè purtroppo per fortuna, non lo so, comunque non mi segue più, mi aveva detto che ogni 2 anni era consigliabile rifare la biopsia. Rifarla ogni 2 anni, stare sotto controllo ovviamente con gli esami ematici, ecografia all'addome, eccetera, mentre adesso
mi è stato detto che non ce n'è bisogno. Cioè, vale la pena ricordare che la medicina è un'arte. E quindi sono nel dubbio più totale, nel senso... possiamo avere queste discrepanze di visione. Questi incontri sono fatti per cercare di portare a denominator comune una serie di indicazioni. A proposito di questo, per chi ha da rispondere sulla mielofibrosi, la diagnosi di mielofibrosi in fase prefibrotica negli anni cambia in fibrosi o può rimanere così? E nella mielofibrosi avanzata, l'osteosclerosi, cioè la fibrosi collagena avanzata, ma in presenza di buoni parametri ematologici e sintomatologia normale, che impatto ha sull'evoluzione della malattia e su un eventuale futuro trapianto? Parto dalla ragazza in sala. Allora, la biopsia ossea è, soprattutto in una persona giovane, al giorno d'oggi consigliata quando c'è una diagnosi molto probabile di malattia mieloproliferativa cronica, e praticamente la certezza ce la dà la presenza delle mutazioni che noi possiamo fare già da sangue periferico. Però è un dato e non va a la biopsia ossea di per sé non ci porta a decisioni cliniche, quindi l'atteggiamento clinico va deciso in base a una serie di parametri, come sta la persona, i valori dell'emocromo. La diagnosi su biopsia ossea, prima cosa, nelle fasi prefibrotiche di una mielofibrosi non è facile, nel senso che ci sono quadri che non è facile differenziare da una trombocitemia essenziale e una mielofibrosi in fase prefibrotica. Ma al di là di questo, il concetto e la comunicazione è che la persona deve essere seguita regolarmente in un ambulatorio di ematologia, ma l'atteggiamento e la terapia per una mielofibrosi in fase prefibrotica generalmente in un giovane non è diversa rispetto a quella di una trombocitemia essenziale. Non è assolutamente indicato fare delle biopsie ossee seriate, la si fa nel momento in cui c'è un dato clinico o soggettivo che cambia. Non so se ho chiarito. Cioè, avere scritto mielofibrosi in fase prefibrotica serve più al medico che alla persona. L'atteggiamento clinico è spesso uguale a quello di una persona con una mielofibrosi, l'atteggiamento clinico terapeutico. Aumenta ingiustamente l'ansia, secondo me. Questa è la mia percezione, tanto che io non... E questa fa parte della medicina che è un'arte, perché qui la biopsia ossea è stata considerata come indispensabile. Una persona che ha una piastrinosi chiara e una mutazione chiara, la biopsia ossea io non la considero indispensabile, perché non cambia, io considero indispensabile procedure diagnostiche che portino a un cambio chiaro dell'atteggiamento, o terapeutico oppure di follow-up, che abbia però un significato pregnante. Però questa è una mia opinione, quindi capisco che invece la esatta, diciamo, definizione della condizione midollare possa aggiungere qualcosa al quadro. Sicuramente aggiunge ansia al paziente. Io forse nei confronti del paziente sono un po' più portato a rispettare la sua qualità di vita. No, io condivido quello che ha detto il dottor Rossi su, diciamo così, la necessità sempre, non è così, sempre di ricorrere alla biopsia ossea. Quindi uno dei vantaggi del fatto che si siano identificati, a parte il cromosoma di Filadelfia e quindi il riarrangiamento BCR-ABL, la possibilità di andare a detectare da sangue periferico i marcatori come JAK2, questo aiuta moltissimo, no? Quindi pensate solo, diciamo così, all'opportunità di non ricorrere ad un'indagine invasiva in un paziente che ha una malattia mieloproliferativa cronica, che sappiamo JAK2 e che magari è in fase avanzata di età, non credo che sia opportuno ricorrere a questo. Riguardo, cioè, è importante distinguere il valore della fibrosi nel contesto di una diagnosi presunto o in accertamento di una mielofibrosi rispetto al
riportare nel referto della biopsia ossea il grado di fibrosi in un paziente che ha chiaramente un quadro clinico, diagnostico, di laboratorio, ematologico di una trombocitemia. Questo perché? Perché intanto non esiste tecnicamente una determinazione da parte dell'anatomopatologo che dice questa è una trombocitemia. Descrive un quadro e il quadro è quello di un quadro che è compatibile con la diagnosi di trombocitemia, che è una diagnosi clinica, ematologica e anche laboratoristica. Detto questo, bisogna capire che e sapere che la fibrosi è frutto produzione da parte di fattori di citochine da parte dei megacariociti. Quindi il rilevare in una biopsia ossea di un paziente che ha diagnosi di trombocitemia un piccolo, modesto grado di fibrosi non vuol dire assolutamente nulla. Quindi, perché questo è compatibile con quello che è la sua diagnosi. Quindi cerchiamo di distinguere, cioè noi siamo abituati, si può pensare che tutto quello che è scritto in un referto faccia diagnosi, ma non è così, d'accordo? Infatti, se posso aggiungere, la diagnosi l'avete visto nelle presentazioni, ci sono le indicazioni proprio della classificazione WHO, per cui per la diagnosi di trombocitemia, policitemia, mielofibrosi, ci sono tanti criteri che devono essere soddisfatti per, quindi la biopsia ossea è uno degli elementi, ma isolatamente assolutamente no. Quindi questo è veramente da sottolineare. Ultima cosa che mi sento di aggiungere è che in una persona giovane la decisione di fare una biopsia ossea, quando non ci aggiunge, vista la situazione clinica, nulla all'atteggiamento terapeutico, e lo sappiamo già, questo va condivisa con il paziente. Cioè i criteri diagnostici lo prevedono, però tante volte non ha un risvolto pratico e a quel punto si condivide la decisione con il paziente. Cioè non è sbagliato farlo, la decisione di non farlo va condivisa ed è del tutto accettabile. Questo dopo aver ben considerato cioè la situazione nel complesso. Quindi ho fatto proseliti. Il Covid o il vaccino può scatenare policitemia? A me è stata diagnosticata dopo il Covid, prima gli esami erano giusti? Rispondo io no. Ho JAK2 mutato al 31%, 580.000 piastrine e eritropoietina normale, come mai? Perché ha una trombocitemia essenziale, penso la diagnosi possa essere quella. Perché il nostro sistema immunitario non riconosce la malattia e non la combatte? Quali sono le prospettive di cura? E le citochine prodotte dalla mutazione JAK2 che aumentano gli stati infiammatori fanno aumentare i globuli bianchi? Forse Alessandra che avevi parlato di citochine. Perché il nostro sistema immunitario non riconosce la malattia e non la combatte? Ma allora qua andiamo in... discorsi che potrebbero essere infiniti o siamo ancora tutto a livello teorico, ci sono tanti studi ma certezze non ce ne sono, quindi non è detto che il nostro sistema immunitario possa combattere, ma ovviamente non abbiamo delle modalità per poter confermare, ripeto, sono tutti studi e ipotesi diagnostiche. E anche la seconda domanda su cui se lo stato infiammatorio possa aumentare i globuli bianchi. Allora, sicuramente tutta anche questa è una situazione estremamente complessa. Ci sono questi fattori, le citochine infiammatorie di per sé non fanno aumentare, cioè possono far aumentare i globuli bianchi, ma quello che fa aumentare i globuli bianchi veramente in modo patologico nell'ambito di una malattia mieloproliferativa sono altri meccanismi. E l'ho detto all'inizio, sono malattie che nascono da un'alterazione neoplastica della cellula staminale emopoietica che produce sia le piastrine che i globuli rossi che i globuli bianchi. Quindi
non è, possono anche essere le citochine, per carità di Dio, ma non è assolutamente da meravigliarsi se nel contesto di una trombocitemia o di una policitemia il paziente possa avere un numero lievemente, moderatamente aumentato di globuli bianchi. Fa parte del quadro della malattia. L'armamentario a disposizione del clinico per controllare la trombocitemia sembra sia stato depauperato oggi di un farmaco, l'interferone, e c'è la possibilità che sia ripristinato, che ci sia un interferone in trial per la policitemia che possa essere utilizzato per la trombocitemia? Mirko? Allora, penso si riferisca a un signore con una policitemia, uomo con una policitemia vera? No, trombocitemia essenziale, 4 anni, 1.200.000 piastrine, globuli bianchi 10-12.000, cardiospirina e follow-up. No, pensavo depauperato, penso di no, cioè l'interferone c'è disponibile. Ecco, no, il problema è una informazione che no, dobbiamo il dare problema, a tutta la... Il problema è relativo alle policitemie vere. Ci sono pazienti maschi che hanno utilizzato l'interferone in trial clinici e adesso non hanno indicazione, sono senza terapia. Okay. Questo è un problema, però riguarda la policitemia. E va benissimo. No, nella policitemia abbiamo a disposizione l'interferone, assolutamente, long acting. Nella trombocitemia. Nella trombocitemia e okay, anche nella policitemia. Ok. I criteri WHO sono stati aggiornati ultimamente, l'abbiamo detto. Se ci fosse un'evoluzione in mielofibrosi leucemica, l'unica opzione terapeutica è il trapianto. Cosa facciamo ai pazienti anziani? Il paziente che ha un'evoluzione leucemica di mielofibrosi sicuramente... No. È... O mielofibrosi o leucemia. Leucemia, ok. Sì, e in mielofibrosi. Diciamo l'evoluzione di trombocitemia e mielofibrosi segue un po' il percorso del trapianto che ho fatto vedere nella presentazione, quindi se ha certe caratteristiche cliniche e genetiche può essere valutato per l'opzione trapiantologica e ovviamente a seconda delle preferenze del paziente e le sue caratteristiche. Lo stesso a maggior ragione se dovesse aver avuto un'evoluzione verso una leucemia acuta, previo ovviamente una terapia di contenimento della malattia. In quel caso non si può andare a trapianto direttamente, ma bisogna passare almeno una fase per ridurre al minimo la percentuale di cellule leucemiche nel midollo. Insorgenza di trombocitemia nel 2006, trombosi del sistema portale, trattata con cardiospirina. E successivamente, quando le piastrine toccavano il milione, mi fu esclusa la cardiospirina e somministrata eparina perché mi fu indicato che maggiore poteva essere il rischio emorragico con piastrine superiori o dal milione. Vorrei chiedere della funzione dei conosciuti rischi della somministrazione di eparina in relazione alla trombocitemia e anche se una quantità elevata di piastrine nell'organismo per molto tempo possa avere delle conseguenze. Allora, come dicevamo prima, soprattutto sopra il milione e mezzo, fra il milione e il milione e mezzo è discutibile caso per caso, c'è un aumentato rischio emorragico, quindi sia la terapia antiaggregante che la terapia anticoagulante andrebbero sospese e favorita una terapia citoriduttiva a far scendere i valori di piastrine almeno sotto il milione per poi eventualmente, se non c'è necessità, sospendere la terapia citoriduttiva e continuare con la terapia antiaggregante. L'eparina sicuramente più maneggevole della cardiospirina ci permette di sospenderla, però non è un atteggiamento che incoraggerei particolarmente. Piuttosto appunto si abbassano, se dovessero salire sopra il milione e mezzo le piastrine, si abbassano le piastrine e si riprende la terapia antiaggregante. Valori elevati di piastrine contenuti senza rischi che dicevamo noi precedentemente non danno particolari problemi aggiuntivi al paziente che è affetto da trombocitemia essenziale. Qualche domanda, last but not least, se no faccio l'ultima. Qual è il rischio che svolgere una professione come la vostra ti anestetizzi nei confronti del genere umano? Questa non esula. Sono affetta da mi assumo la responsabilità di cassarla. Sono affetta da trombocitemia essenziale scoperta da circa un anno. Da luglio ho iniziato a prendere l'idrossiurea oltre alla cardiospirina. Ho 51 anni, non ho avuto particolari effetti collaterali, ma sono sparite le mestruazioni. Come faccio a capire se è menopausa o se è la nuova terapia?
è la menopausa, perché l'idrossiurea riduce la fertilità, ma non riduce la funzione gonadica che riguarda gli ormoni, quindi è sicuramente la menopausa. Io qui ho, mi sembra di averle fatte tutte. Scusa Beppe, volevo un attimo rispondere alla domanda. No, del... Possiamo farlo anche a pranzo? No, assolutamente. La domanda è pubblica, la risposta è pubblica. No, non c'è questo rischio. Non, la nostra professione non anestetizza a niente. Piuttosto, più il tempo passa e più si sente addosso il carico di responsabilità che si ha nella cura dei pazienti ematologici. Quindi questo credo di poter rispondere sia a titolo personale che a titolo generale. Quindi non è che affrontare tutti i giorni problemi così gravi, patologie, prognosi, a un certo punto crei quasi uno stato di assuefazione. Questo non è così. Semmai è il contrario, e ti dirò che, almeno per me, rispondo qui a titolo personale, non c'è questo rischio perché la nostra professione, come la professione del medico in generale, mette nella condizione tutti i giorni di confrontarsi con quelli che sono gli avanzamenti nella terapia. Quindi, sostanzialmente, se domani mattina, come molto probabile, un'informazione sull'utilizzo di un determinato farmaco, la discussione su una strategia terapeutica, ponga in essere la possibilità, se non la certezza, di poter migliorare l'outcome del paziente, questo genera non assuefazione, anzi genera, tra virgolette, un'ansia positiva di poter applicare queste nuove terapie per risolvere il problema. Quindi questo è un po' il senso, tra virgolette, della nostra professione, almeno come io lo vivo e come penso che lo vivano tanti di noi. Sono assolutamente d'accordo e sono anche un esempio di questa cosa, perché anche dopo la pensione uno continua ad avere queste ambizioni. Però c'è un però, che è quello del burnout. E questo è un problema che per gli oncoematologi si sta facendo sempre più rilevante e che è stato anche definito oggettivamente da una analisi che è stata fatta su un campione di un migliaio di oncoematologi, molto interessantemente stimolata da un'associazione di pazienti, cioè un'associazione di volontariato di pazienti che ha detto: ma noi, per stare meglio noi, abbiamo bisogno che stiano meglio anche i medici. Qual è la percezione degli oncoematologi sul tempo che hanno a disposizione, sui problemi che hanno? È stata fatta un'analisi a livello nazionale, purtroppo emerge intanto che il 47% del nostro tempo lo dobbiamo dedicare a problemi burocratici, e questo è un problema gravissimo e risolvibile, e l'altro che il 55% degli oncoematologi ha detto di essere a rischio, di considerarsi a rischio essere già in burnout, e questa è una cosa di rilevanza importante, perché in qualche modo incide anche su quello che è la sua fazione, cioè purtroppo crea comunque un problema sicuramente, no, che ha da affrontare. Secondo me è stata molto interessante questa iniziativa dei pazienti, perché è una cosa che possiamo cercare di affrontare insieme. Sì, però il burnout è completamente differente dalla sua effazione. Quindi, però, sì, no, il problema è, secondo me non c'è problema, nel senso che tu hai posto un problema di burnout, di affaticamento, che ha tantissime ragioni, ma questo non c'entra niente con la sua effazione, con quella che è l'esercizio della professione medica. Sì, no, è proprio perché non vorrei dire anch'io che non esiste la sua effazione. Il burnout è assolutamente un problema, ma legato, come ha detto il dottor Rossi, prevalentemente a tutto quel carico extraclinico che ci viene richiesto, che comunque può impattare poi, cioè può venir percepito magari il medico che a fretta magari durante la visita per il carico di lavoro, ma può venir percepito male da parte del paziente che sia un disinteresse o una sua effazione. Questo volevo sottolineare, tant'è che una giornata come oggi
è stata veramente proficua, perché per la prima volta fuori dalle mura ospedaliere abbiamo potuto confrontarci liberamente e dedicare del tempo anche per tutti questi aspetti che purtroppo a volte vengono non sottovalutati assolutamente, ma purtroppo per varie ragioni non vengono adeguatamente svolti durante la clinica ordinaria di tutti i giorni. Con nostro grande rammarico lo dico, però ovviamente quando il tempo è quello che è, ci sono delle priorità cliniche e trascuriamo questo aspetto di relazione con il paziente, che però io ritengo assolutamente estremamente importante. Come dicevo ieri, anche no, non è che lo trascuriamo, allora no, attenzione, stavo dicendo, il problema è non è trascurare, attenzione, anzi noi è tanto il tempo che a volte noi dedichiamo ad un paziente, non quando siamo di fronte al paziente, cioè nel senso che ci poniamo molti problemi clinici che vogliamo risolvere in modo di essere, quando siamo davanti al paziente, in grado di spiegargli adeguatamente la problematica. Magari quel tempo di fronte al paziente può essere percepito, perché poi è tutta una questione di percezione, percepito in modo ridotto dal paziente, ma cioè non è così ovviamente. Noi siamo assolutamente consapevoli del tempo e della qualità del nostro lavoro. Voglio assicurare i pazienti, cioè noi abbiamo risposto qui oggi a una serie di domande, l'abbiamo risposto in un'occasione di un evento che abbiamo condiviso, ma credo di poter assicurare al 100%, al 1000 per 1000, che le stesse domande avrebbero ricevuto risposte se fatte in ambulatorio o se fatte in reparto. Quindi non esiste, io non vedo proprio questa suddivisione. Quindi siamo qui perché è una bellissima iniziativa, c'è un maggior coinvolgimento dei pazienti e rispondiamo alle domande così come ci vengono poste. È un di più che facciamo molto volentieri e basta. Chiuso. Di questo io credo che dobbiamo tutti quanti ringraziare questa schiera di esperti, di medici che con la cui competenza è fuori discussione, ma abbiamo imparato anche di più il fatto della loro, prima di tutto mi complimento per la capacità espositiva che hanno dimostrato tutti quanti, perché ci avete fatto capire delle cose che voi sapete e che noi non siamo del serio. E anche, a proposito degli ultimi interventi, della passione con cui si percepisce, con cui viene fatto il vostro lavoro, perché non è semplicemente un lavoro, appunto, purtroppo parte burocratico, ma la parte non burocratica comporta non solo scienza, ma anche una grande passione che avete dimostrato. Quindi grazie a tutti voi, grazie anche... mi sento di ringraziare anche, sono nella diapositiva, le aziende farmaceutiche e non che concorrono a sostenere questo tipo di manifestazioni che sono così belle e così importanti, e grazie anche al pubblico che è intervenuto sia in presenza che da casa. E io concludo, perché mi sono dimenticato all'inizio, mi avevano anche raccomandato che vi porta i saluti il dottor Navoni. Certo. E su questo possiamo, penso, concludere. Credo.